Eccoci qua, in diretta per una puntata molto molto speciale. Capirete fra un po' il perché. Allora, prima di tutto condividere la diretta, ma condividere anche la diretta su YouTube, soprattutto su quella di YouTube, perché poi YouTube lo stanno vedendo tutti, mentre Facebook è un po' ogni tanto c'è, a volte non c'è e non si capisce bene. Dunque, mi sembra di essere un po' buio, questa è l'impressione. Vediamo subito i commenti cosa dicono. Eccolo qua, Picchio Tenace, buonasera, eccolo qua. Pole position, eccovi qua. Condiviso la diretta. Allora, mi sembra di essere un po' buio, forse devo aprire un po' di più, eh? Vediamo un po' se la cosa com'è, vediamo Una com'è. puntata molto molto Sono un speciale. po' buio, mi sa. Cioè devo aprire un po' di più, eh? Allora, Vediamo un vediamo un po' po' se di la condividere cosa di qua. com'è. Vediamo com'è. Una puntata Allora, molto molto speciale. si Sono un po' deinfa, buio, sta mi sa. zitto, Devo aprire un po' di sta più, zitto. eh? Allora, Vediamo vediamo un un po' po'. Ok. Allora, sì, mi sa di sì. Un po' buio, ragazzi. Ma nessuno mi scrive. Vabbè, che è buio. Sì, allora, forse va bene, ma vediamo un po'. Allora, dicevo una puntata speciale molto molto importante, quella di questa sera, in una serata in cui... Perché? Non mi dà l'incolla? Ah, ha fatto un casino. Allora, vediamo un po'. Uff, ragazzi. Allora, cerchiamo Red Ronnie. Allora, vediamo un po' se aumento un po' la luminosità. Vediamo un po' se aumento un po' la luminosità. Ecco fatto, forse così va meglio così. Vediamo un po' se va meglio. Ecco fatto. Beh, mi sa che vada meglio. Allora, arriviamo, Condividi, altre opzioni, copia, ok. Ecco fatto. Ecco, arrivo. Allora. Fatto. Fatto. Partiamo immediatamente, non mettere troppa luce che poi sembri il Messia. Il Messia, ragazzi, il Messia. Messia non sono certo io. Adoro tutto ciò che tratti. Stasera sarà una serata molto particolare. Stasera si parla di ectoplasmi, visto My Entity nel film anni 80. Vediamo. Ecco fatto. Allora, partiamo immediatamente, ragazzi. Sigla per questa puntata davvero speciale. Allora, chiaramente non poteva mancare queste cose. Raccontaci il più pazzo Halloween che hai festeggiato. Saluto a tutti, buon Halloween. E poi, fra l'altro, guarda caso, nella sua avatar ha la croce, una croce apparsa sul cielo. Ecco, in realtà noi non parliamo di Halloween, a parte il fatto che credo che ben pochi sappiano cosa vuol dire Halloween, è una festa di ogni santi, tutti stanno lì, dolcetto, scherzetto, oppure si vestono in maniera da streghe, senza sapere che cos'è. Ma noi, questa sera avevo in mente un altro titolo, poi dopo mi ero dimenticato, come ho detto con Marina, perché mi ha fatto vedere delle foto incredibili, sto parlando di Marina Tonini, avevo detto, lo facciamo semmai lunedì sera. Però io mi ero dimenticato, mi metto, allora lunedì dico, a cavolo è vero, ed è nata questa puntata. Doveva avere un altro titolo stasera. Il titolo di questa sera è L'invisibile si manifesta. Ecco, la colpevole è qui. Ciao Ciao Marina. Red. Cosa vuol dire l'invisibile si manifesta? Cioè,
Mettiti un po' più in qua, che vedo l'alieno vicino a te, ma non vedo te. Vabbè che tu sei un po' un'aliena, però cosa vuol dire? L'invisibile si manifesta, perché l'abbiamo deciso insieme questo titolo. Vuol dire che un anno e mezzo fa avevano detto, se ben ti ricordi, che i due mondi, che c'era l'unione tra i mondi, si sarebbe cominciata l'unione tra i mondi, cioè tra il mondo spirituale e il mondo materiale. Questo dipende dal fatto che la nostra frequenza è cresciuta, quindi è cresciuta per varie motivazioni, nel senso per queste frequenze molto alte che arrivano dal centro della galassia, ma è da mo' che lo sappiamo. Adesso cominciano a manifestarsi i primi segni di tutto questo, no? Quindi i due mondi sono il mondo spirituale e il mondo materiale che cominciano a sovrapporsi e quindi portano con sé, cioè il mondo spirituale porta con sé i suoi strumenti in sostanza, quello che rappresenta questo mondo. E quindi questo invisibile che noi non abbiamo mai visto, ma non perché non esista, ma semplicemente per un fatto di frequenza differente. Adesso è più compatibile con questi aspetti del mondo spirituale, per cui sta cambiando lo stato della nostra frequenza e anche di quello che accadrà, ovviamente. Quindi queste entità che noi non abbiamo visto cominciano a prendere forma. Anche diciamo, gli extraterrestri, quelli chiamati extraterrestri, comunque io li chiamo i fratelli superiori, prima si presentavano in un certo modo, quindi solamente attraverso gli ologrammi, che sono delle specie di proiezioni, adesso è più possibile invece avere un contatto diretto, cosa che è accaduta 2 mesi fa, tu lo sai, insomma te l'ho raccontata, e ha portato con sé proprio questa possibilità. Loro adesso possono interfacciarsi più direttamente con gli esseri umani, proprio per questa Allora, situazione. aspetta, perché loro lo sanno. 2 mesi fa ti è accaduto di aver incontrato un essere strano. Io lo chiamo strano, racconta. Allora, è un essere che io ovviamente subito non ho riconosciuto, però poi mi è stato suggerito che era uno degli extraterrestri, diciamo, del caso Amicizia, tale Kenyo, e lo trovate su internet, andate a cercare caso Amicizia, e in sostanza si è manifestato Kenyo, io ero in montagna, tranquillamente, pronta in giardino a fare le mie cose, e lui è arrivato, insomma, quindi è stato un incontro molto apparentemente molto tranquillo, perché io non mi sono resa conto subito che era lui, cioè mi ricordava qualcuno, ma non sapevo esattamente che fosse lui, però me ne sono accorta che era extraterrestre quando ho visto i suoi denti, no? La sua dentatura, che era completamente diversa dalla nostra, e soprattutto quando mi ha aiutato a portare un vaso dal terreno, diciamo, sopra la macchina, questo vaso era pesantissimo, e l'ha alzato in modo così veloce che io non ho visto il tragitto, diciamo così, dal vaso per terra l'ho rivisto sulla macchina, insomma. E poi successivamente mi è stato detto da loro che era un incontro predeterminato che è finalizzato ai primi contatti veri e propri tra gli umani e queste razze extraterrestri che ormai sono presenti in modo eclatante sul pianeta. Sì, fra l'altro, ci sono sempre più avvistamenti. Tu me ne stai mandando, ma tutti mi stanno mandando avvistamenti. Non hai idea di quante mail io riceva di avvistamenti di esseri alieni. Guarda, tra i tantissimi ne faccio vedere uno, ne ho preso uno al volo. Ecco, questo ad esempio, questi qui sono chiaramente, non è che sono, cosa sono questi qui? Ma sapere da dove vengono non lo so, perché Red non so da dove sia successo e dove vengono. Io so che ci sono di diverse natura e bisogna anche considerare che c'è anche il progetto Blue Beam in ballo, quindi non tutto può essere, diciamo, realmente extraterrestre, però cioè di astronavi ce ne sono in quantità industriale, cioè ormai le vedono tutti col telefonino, le fotografano. Io il giorno dopo di questo incontro, chiedendo proprio conferma, perché chiaramente uno va anche fuori di testa, se non c'è già andato, sono arrivati proprio qua sopra con una specie di sfera rossa che era gigante e che pulsava, e quindi sai, cioè, cominci a vedere le cose da vicino. E questo è provato da tantissima gente che sta avendo le stesse esperienze. Sai cosa? Secondo me è anche un fatto che la gente oggi, a parte che il fatto che ha il telefonino, quindi è facile anche fotografarli, mentre una volta dovevi avere una macchina fotografica, quindi li vedevi, eccetera. Però l'altra sera sono andato a casa di Michele Micheletti,
Il padre, che era il responsabile di San Rossore, della tenuta di San Rossore, dove andavano anche i presidenti, cioè si è visto arrivare un UFO. Si sono sdraiati per terra lui e suo cugino, credo, ed era a 3 metri sopra di sé, e dopodiché è andato dall'altra parte. E la cosa strana è che aveva una luce incredibile, ma non rifletteva sull'acqua. C'è una cosa stranissima. E poi Malanga dopo mi ha spiegato che è luce solida, non è luce liquida, quindi anche questo è un bel casino. Però, diciamo, mentre gli extraterrestri si stanno facendo vedere, si sono sempre fatti vedere, quello che tu hai incontrato era quello del caso Amicizia, che si era già manifestato, fra l'altro Gaspare De Lama, che siamo andati a casa sua a intervistarlo, eccetera. Però c'è un altro invisibile che si fa vedere, cioè noi qui non siamo soli. No, noi qui siamo in interazione continua con mondi spirituali, con altre dimensioni che di fatto hanno una frequenza diversa dalla nostra e noi non riusciamo a vedere. Certo, i medium riescono a sentirle, riescono a percepirle, persone che sono più evolute da questo punto di vista sanno di questa realtà. Cioè noi non possiamo vedere le persone che stanno, le entità che stanno all'interno della nostra stanza ad occhio nudo. Ma ci sono, diciamo così, delle interazioni interdimensionali che sono chiaramente, cioè, assolutamente certe. E quindi stiamo andando incontro a questo tipo di interazione più visiva, più, come dire, più probabile, no? Io, sì, lo sai, insomma, c'è questo progetto che ho con questo ricercatore che stasera conosceremo, che si chiama Marco Luzzatto, che ha veramente dell'incredibile, perché ha inventato proprio questa macchina che riesce a intercettare queste presenze. Ecco, ok. Allora tu, Marina, mi hai parlato e mi hai poi mostrato delle foto che sono davvero incredibili. Foto fatte da Marco Luzzatto, dove mi hai detto però che mentre una volta si vedeva non nitidamente, adesso i volti appaiono in maniera molto nitida. Dico bene? Sì, noi dopo 2 anni che non sperimentavamo perché c'è stato di mezzo il lockdown, avevamo delle immagini che erano, te lo spiegherà meglio Marco, che avevano delle, come erano più fisse, mentre adesso proprio sono assolutamente inconfondibili, di una chiarezza straordinaria. Quindi abbiamo fatto questo evento a Milano una settimana, 10 giorni fa, e abbiamo proprio cercato questa conferma ed è arrivata perché in effetti ci sono stati dei risultati straordinari, super nitidi, e quindi è evidente che questa unione tra i mondi sta avvenendo, quindi sono tutte conferme per quello che loro hanno detto. Io non metto in dubbio niente perché si è sempre avverato tutto quello che loro hanno detto, quindi è un motivo in più per essere straordinariamente colpiti da questa cosa che sta venendo avanti, che è Ok. non solo di tipo, diciamo, fenomenologico, no? Ma anche di tipo spirituale, perché siamo tutti in un passaggio che ci sta stranendo un po', ma ci saranno Sì, cose aspetta che straordinarie. entriamo. Aspetta, Marina, entriamo perché faccio un salto indietro. Maria Grazia Spoli dice: esatto, la luce non si riflette. Io vedo un UFO di 47 anni fa ed era molto vicino ed era pieno di luce, ma non rifletteva sulle pareti di casa. Allora, lo abbiamo invocato, ne abbiamo parlato ed ecco Marco Luzzatto. Ciao Marco. Buonasera Red, ciao Marina, Ciao grazie ancora Marco. per l'invito e buonasera a tutti gli amici che ci stanno Allora, ascoltando. prima di mettervi assieme, Marina ha detto che, diciamo, tu vedevi, diciamo, non avevi delle immagini così nitide. Perché adesso hai dei volti, dopo li vedremo, dei volti di così nitidi? Cioè, sei tu che hai migliorato la tecnica tua o sono loro che si manifestano meglio? La Terra sta certamente vivendo un momento di grandissima rivoluzione, questo è chiaro. Nel corso del tempo, e tieni presente Red, che io è dal 95 che sperimento nell'ambito della trascomunicazione strumentale video. Che cos'è la trascomunicazione strumentale video? È una tecnica medianica che prevede l'ausilio di strumentazione tecnologica. Praticamente con degli strumenti uniti alla nostra energia, detto proprio in parole povere, riusciamo a catalizzare, a canalizzare queste informazioni, queste immagini. È vero, Marina ha detto bene, perché
E nell'arco di questi 2 anni e mezzo è stato difficoltoso sperimentare perché l'energia a livello proprio potremmo dire eterico era distorta. Quindi sicuramente anche il malessere globale del pianeta, espresso chiaramente da tutte le menti interconnesse, perché siamo tutti quanti interconnessi, chiaramente ha dato dei margini di distorsione che non era possibile ricevere delle immagini di buon livello. Io nel corso di 10 anni devo dire che ho sperimentato dei periodi in cui le immagini miglioravano e poi peggioravano. Sicuramente si ha a che fare in questo frangente con, l'abbiamo detto poc'anzi, con questa rivoluzione planetaria e non deve scadere tutto quanto nella mera New Age, chiaramente, perché stiamo parlando di fatti concreti. Abbiamo queste immagini, adesso che c'è questa grandissima disclosure, potremmo chiamarla appunto così, si parla tanto degli UFO, si sta parlando di queste energie in impennata, è chiaro che i mondi a noi attigui si stanno esprimendo attraverso che cosa? Attraverso la componente luminosa. Quindi a livello fotonico noi abbiamo la possibilità di poter letteralmente osservare delle immagini. Quindi dovresti vederla una sperimentazione per comprendere appieno chiaramente cosa accade a livello fenomenico. Però tutto l'ambiente fenomenico si sta in un certo qual modo amplificando e noi possiamo dimostrarlo. Ma lo dico senza alcun tipo di presunzione, veramente, Red, perché siamo qui, io non ho mai fatto mistero di niente nel corso di tanti anni in cui sperimento e che chiaramente espongo questa cosa a livello pubblico e quindi per questo abbiamo istituito insieme ad un caro amico che è il dottor Gabriele Gandola, progetto Mebius. È stata invitata Marina appunto una decina di giorni fa a fare con noi una conferenza e poi una sperimentazione e sono usciti fuori chiaramente dei risultati che sono effettivamente ineluttabilmente forti, sono molto oggettivi. Sappiamo tutti che noi abbiamo una zona del nostro cervello che è molto creativa. Qui non si tratta di parlare dell'illusione visiva. Qui effettivamente abbiamo dei dati a livello somatico che effettivamente sono tangibili, sono osservabili. Quindi che questo fenomeno, più di una volta, adesso taglio un attimo, però più di una volta io ho chiesto alla comunità scientifica di studiare questo tipo di fenomeno. Mi sono sempre sentito rispondere, ma sa, noi questi fenomeni li conosciamo, però prediligiamo studiare altro. Molto bene, dico. Allora andiamo avanti con la nostra opera di divulgazione, cerchiamo di farla nel migliore dei modi, chiaramente, attraverso cosa? La sperimentazione diretta. Questo è fondamentale. Allora, senti un po', Marco, tu mi hai mandato delle foto che fra un po' vediamo, Sì. però non mi hai mandato delle foto di come tu fotografi. Fortunatamente oggi una persona ha letto, cioè in tanti hanno visto che ci sarebbe stato questo collegamento e mi ha mandato una foto di te mentre sei all'opera. Sto parlando di Sonia Benassi. Ah, Sonia, carissima. Ciao, Sonia. Ecco. Ciao, Sonia. Allora, questa è la foto di te che sei a casa di Sonia con la Sì. tua strumentazione e sulla destra vedete chiaramente due volti, cioè è un volto che in uno è meno chiaro, in uno è più chiaro. Ecco, due volti che tu rilevi con la tua telecamera o con la tua macchina fotografica. Cos'è? Una macchina fotografica, una telecamera? Cos'è? Allora, quella che vedi che ho tra le mani è una normalissima fotocamera. Io utilizzo principalmente una strumentazione che per l'appunto è lo strumento di mia ideazione, che è il Blender, che è questo. Guarda, nel corso del tempo l'ho rimpicciolito. È questa macchina che crea un flusso. Vediamo se riesco a farvela vedere. Sì. È questa, ecco. Poi magari ci sarà un'altra occasione perché è da poco che è così. Vediamo un po' se riesco, ecco, in No, qualche si maniera. vede, cioè, Comunque, allora vede? Marco, non ci si capisce niente perché ci vuole la tua testa, Certo. però è chiaro che è qualcosa di strano. Sì, spiego velocemente come funziona. Questa macchina crea una serie di punti luminosi che ricordano molto, è presente Red, il vecchio noise, white noise, quando mettevi un canale analogico privo delle trasmissioni con il vecchio tubo catodico? Ecco, praticamente è molto similare l'effetto. In realtà, a livello tecnico, si ha a che fare con luce destrutturata, che per noi non significa niente, chiaramente, perché chiaramente non bazzica in questo ambiente. Però questa luce destrutturata poi passa a livello ottico all'interno di una ulteriore fotocamera debitamente modificata con una serie di lenti. E
e viene defocalizzato il flusso di questi punti. Quindi si crea un segnale che è privo di coerenza, un segnale caotico. Che cosa succede? Nel corso della sperimentazione, io ho delle particolari sensazioni, adesso non sto qui a spiegarle, e quando so che devo registrare, attacco con la registrazione. Devo fare diverse registrazioni, tieni presente che si parla di 50 fotogrammi al secondo, e poi dal registrato io devo scansionare tutti questi fotogrammi. E se siamo fortunati, per così dire, si trova sempre qualcosa, ci sono queste manifestazioni, e ogni manifestazione ha comunque sia una sua modalità di composizione, perché si vede proprio che vengono prese delle cose e aggregate per manifestare chiaramente il risultato, l'esito. Allora, È io incredibile. prima di far vedere le foto, forse dalla tua spiegazione, forse è meglio far vedere il video. Sì? Ah, sì, esatto. Perché Mostrano pure. praticamente è quello che tu stai raccontando. Questo Esatto. è uno dei video che... Ecco, cosa sta succedendo adesso? Esatto. Si sta formando Adesso. l'immagine. Sì, praticamente questo è uno stralcio, un fotogramma singolo di questa serie di punti che vengono creati, e è stato possibile proprio catturare lo schermo matrice e catturare anche il relativo risultato, perché io spesso lavoro già con l'ottica attiva, quindi non si vedono questi punti, però ho voluto far vedere come in una composizione di punti che non ci dice nulla, quindi non è intellegibile. Andando ad estendere ogni singolo punto, si parla di convoluzione applicata a livello tecnico, però defocalizzando al massimo e zoomando l'immagine di ogni punto, ecco che si formano delle immagini, in questo caso Ecco, dei visi, eh. Poi ci po possono. Dimmi. Ecco, vediamo. Ecco. esatto. Anche qui abbiamo un segnale apparentemente che non ci dice nulla, ecco. Ed ecco che abbiamo un viso. Secondo quarto dell'immagine che compare con gli occhi chiusi, potrebbe essere un viso femminile in questo caso. È incredibile. E Vediamo poi il c'è. terzo esempio. Dopo poi. Sì. Ecco, Questo è un terzo esempio. Eccolo. qui al contrario e torniamo alla matrice. Quindi. Ah, qui torni, cioè fai Sì. esattamente il gioco contrario. Perfetto, Parti esatto. dal volto e vai a finire sulla Esatto. È matrice. Ok. incredibile, eh? È pazzesco. Ma adesso, ok. Allora, Sì. veniamo noi bambino, perché qui la cosa si fa strana, eh? Allora, Molto. è molto strana. Allora, noi adesso vediamo un po' di foto. Sì. Cosa sono questi volti che tu catturi con questo sistema strano? Chi sono? Chi sono? Anime, alieni, folletti, persone che vivevano in quella casa e non se ne sono andate. Cioè, ti sarai chiesto chi è Certo. questa... vai. Allora, si ha a che fare con un canale sempre aperto, questo è chiaro, non è che noi andiamo ad aprirlo. Certamente loro utilizzano la nostra energia e l'energia di tutti quanti gli astanti presenti a livello elettromagnetico, perché non dimentichiamoci che i nostri corpi, i nostri esseri hanno dei gradi di emissione a livello energetico che per l'appunto hanno a che fare con elettromagnetismo. Quindi questi segnali sicuramente debitamente presi come materia prima, possono essere aggregati per catalizzare, canalizzare il fenomeno. Io queste le chiamo intelligenze. Quindi potremmo avere a che fare, potremmo dire, con disincarnati, oppure anche con altre tipologie di universi che riescono ad entrare in contatto con la nostra realtà in questo caso. Quindi io le chiamo spesso intelligenze. C'è anche da dire che ho dedicato un'ampia ricerca inerente ai riscontri. Perché ad alcuni convegni, questi convegni presenziano spesso tante persone che hanno avuto dei lutti, sovente mi viene detto che nei risultati alcuni riconoscono un proprio parente, magari. Io però prendo sempre con le pinze tutto e dico che ancora, siccome la qualità non è ancora eccelsa, benché molto oggettiva, io attribuisco una corrispondenza magari a percentuali. Quindi attraverso delle percentuali di corrispondenza posso dire quanto somiglia il volto. Si fa un controllo biometrico. Quindi le domande sono sempre aperte. C'è da dire questo poi, che
Insieme a Marina, io ho avuto la possibilità di poter sperimentare a casa sua ed effettivamente, chissà come mai, a casa sua vengono fuori dei volti che non hanno nulla di umano. Hanno sempre questa parte così, alcune volte le ontocefale, le chiamo così, che ricordano molto tutti quegli esseri di cui parlava anche Platone, quelli che vivevano nell'iperuranio, gli eoni. Però si parla anche, se si pensa anche all'antica cultura egizia, sono tutti quegli esseri che potrebbero avere in qualche maniera aver influenzato la cultura egizia, quando ancora c'era anche la Ecco, Grecia. Sì. allora io volevo farvi vedere una foto che tu mi hai, tra quelle che mi hai mandato, dove questo essere, Ah, che non sì. so cosa sia, ha un cerchio in mezzo alla fronte In dove mezzo c'è la appunto che. ghiandola pineale, Sì, esatto. questa. Sì. È come se si parla principalmente anche di organo interiore, nel senso che attraverso delle sessioni medianiche, perché avendo appunto è il lavoro con Marina, è il lavoro che chiaramente svolgo attraverso il progetto Mebius insieme a tutti gli altri miei colleghi, sembra proprio che si entri in contatto con degli esseri, noi chiaramente li classifichiamo come esseri cosmici, che hanno questa caratteristica. Non è che questa serve soltanto a simboleggiare un grado d'appartenenza o magari su una scala gerarchica, ma sembra proprio essere il terzo occhio, quindi effettivamente un organo di contatto anche. Tra l'altro è saltato fuori una volta che loro riuscivano a proiettare determinate immagini, lo facevano dal punto di vista organico, manipolando proprio la luce. Si parla sempre di luce cristallizzata. Quindi ribadisco Ecco, anch'io questo concetto, sì. Sì, questo è un altro che ha un qualcosa di strano, cioè il volto è questo è, stranissimo. Sì, cioè anche questo ha. questo, se si vede bene, questo qui c'è proprio nella fronte c'è un qualcosa che non È si capisce, qualcosa. è un Forse un terzo rombo, forse qualche cosa, sì. occhio. Ma questo accade solo quando c'hai a che fare con Marina perché è un'aliena o cade sempre? Allora, devo dire che sovente quando c'è Marina, io quell'altro, cioè il primo essere, quello che hai visto, quello l'ho ricevuto in una sessione privata di contatto. Però c'è da dire una cosa, che io quando ho cominciato a collaborare con Marina, anche privatamente ogni tanto arrivano questi esseri. Amari, voglio dire, cioè alla fine io ci scherzo anche chiaramente, ma qui si ha a che fare con una realtà che è seria ed è dimostrabile. Io spero veramente, Rete, di non sembrare presuntuoso, però Ma noi. Marco, allora, parliamoci molto chiaro. Allora, quello che noi stiamo dicendo può sembrare a tutti, non a tutti, ad alcuni una follia. C'è Certo. qualcuno che dice cosa vi siete fumati per dire che c'è una Certo, macchina che certo. fotografa degli esseri alieni o delle entità e non si capisce bene che cosa sono. Certo. Però quello che sta accadendo in questo periodo è molto, molto, molto strano. Credo e penso che siate d'accordo che questa è un'era, in questa era, in questi particolari anni, è un'era in cui vediamo cose che non abbiamo mai visto. Mi viene da mettere, da fare quella citazione, ho visto cose che voi umani, hai capito? Concordo, concordiamo, certamente, ma tutto si esprime, ma perché a livello fisico, scientificamente parlando, stanno già comunque misurando questi cambiamenti. Si è parlato tanto anche della risonanza di cavità Schumann, non so se tu l'hai trattata qualche volta, Red, se sai che Sì, cos'è. no, l'ho trattata per un motivo molto semplice, perché quando Marina ha organizzato quell'on collettivo alle 9 di sera, poi c'era la come si chiama? Cosa Schumann, non è la frequenza, Risonanza, la la risonanza di cavità risonanza Schumann. Schumann che era più alta nel momento in cui tutti stavano facendo un on collettivo, dico bene Marina? Sì, perché ha una sua influenza a livello sempre vibrazionale. E comunque Marco prima ha sempre, diciamo, sperimentato in ambito medianico. Poi ci è venuta proprio la curiosità perché abbiamo detto: senti, come faccio a dimostrare che i miei extraterrestri esistono, che non sono cavolate? E abbiamo cominciato a provare, e in effetti sono venute fuori delle cose straordinarie. Perché vedi questa statua che ho qua vicino? Io l'ho fatta quando i primi tempi del contatto per ricordarmi il viso di Jasis, che era questo extraterrestre olografico con cui io avevo contatto.
In fatalità, vedi che sulla fronte ha proprio questo rombo, questa specie di Struttura simbolo, simbolica, no? sì. Ecco, che poi noi abbiamo sempre ritrovato nelle nostre sperimentazioni. E in fatalità, questi visi un po' allungati, un po' con gli occhi grandi, come sono caratteristici loro, insomma, sono cominciati a uscire quando abbiamo cominciato a sperimentare sugli extraterrestri. Ecco, Desiart scrive: ciao a tutti, noi eravamo presenti a Milano, confermiamo tutto, tutto è successo, tutto chiaramente. Che cosa è successo, bambini? A Milano. Parlano di progetto Mebius, sì. È stata una serata abbastanza forte dal punto di vista dei nervi tesi, nel senso che automaticamente io entro in una modalità di abbastanza alterata di coscienza. Marina entra nella sua modalità di coscienza e quindi c'erano stati inizialmente dei neanche tanto problemi tecnici, però quando succedono queste cose si catalizza di più l'energia, devo dire. Hanno visto sicuramente la sperimentazione in diretta e poi anche Marina ha proposto anche il Gaiati Mantra poi alla fine. Si lavora sempre molto attraverso i canali psichici ed emotivi, emozionali delle persone, perché sembrano proprio esprimere una sorta di materia prima e quindi linfa vitale per queste, in questo caso per tutta l'intera fenomenologia, ma soprattutto per quanto concerne le immagini. Anche Luca con la sua musica, l'hai conosciuto tu Luca Red, no? Sì, Giusto? certo. Esatto. Con la sua musica è un po' anche il nostro fiore all'occhiello da questo punto di vista, soprattutto pensando anche al progetto Dalle parole ai fatti, quello proprio con Marina, perché abbiamo visto che ricreando proprio delle atmosfere ataviche, le persone si emozionano e la bellezza di 11 risultati Red, quando di solito è già tanto se ne ho 5. Alcune volte 6, 11 risultati puliti. Cioè, Questo è voi il. avete. Allora, aspetta che. Allora, Marina, spostati un po' se ci vuoi stare anche tu dentro il figurino. Sì, aspetta che sposto Jasis che mi sono stufata. Sposta Jasis, va bene, Jasis, metti a posto la telecamera per essere in centro, perfetto. Allora, dunque, io adesso provo di leggervi alcuni messaggi a cui magari potete rispondere. Allora, ce ne sono un casino, ne scelgo a caso. Elper Tardo dice: la situazione è grave e già contiamo talmente tante perdite nelle nostre famiglie che forse si sono aperti molti canali tra la realtà nostra e l'aldilà. Può essere vero? Sicuramente l'emotività delle persone, non soltanto quella, ha spinto all'apertura di determinati canali. In realtà questi canali sono sempre aperti e sono i gradi di estensione della coscienza che noi abbiamo e hanno cercato in tutti i modi chiaramente di castrare insomma, determinati processi, per così dire. E quindi anche una sofferenza può far divenire una persona, ad esempio, un medium. Certo, detta così, non è il migliore del modo per poter esprimere, diciamo, un livello di interconnessione con la realtà, perché in realtà abbiamo tutti questa capacità. Sicuramente c'è questa voglia, e questa già si stava esprimendo, è partita circa una decade fa questa, sono 10 anni in cui c'è stato questo risveglio, questa voglia di Certo. andare verso questi territori, questi altri universi, si parla di multiverso. Poi ripeto, far scadere tutto quanto nella mera New Age, questo è ancora un altro tipo di No, 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 discorso, no, no, ma ecco. comunque rimane il fatto che mai come oggi la parola risveglio è una parola che Sì. viene usata. Sì. Fabio Pomponi dice: è vero che determinate frequenze radio sono in grado di aprire degli stargate oppure sono solo fantasie? Ma la frequenza, lo dice Marina, lo dicono i nostri fratelli, la frequenza certamente crea la forma, per cui apre certamente dei portali. Bisogna capire come entrare in relazione con questi portali. Noi lo facciamo tutte le Certo. notti attraverso l'esperienza onirica, però è il livello di coscienza, la densità della nostra coscienza che importa quando capita questo. E difatti Barbie dice: più che altro ora ci facciamo meno problemi a parlarne. Certo, e soprattutto Perché si tende a credere. dicevi Marina? Perché comunque i tempi sono maturi, lo sappiamo, insomma, siamo nel passaggio e si sta verificando questo passaggio, quindi stanno arrivando a noi delle entità che fanno parte di altre dimensioni. Quindi noi Poi. siamo in viaggio verso queste dimensioni, ci stiamo aspettando che si conclamino sempre di più, cioè adesso siamo solo all'inizio. Ecco, queste sono altre foto che mi hai mandato. Sì.
Ecco, questo è chiaramente un volto, Un volto questo. umano, sì, un volto umano. Dietro forse potrebbe esserci un altro volto. Ecco, c'è da dire questo, che spesso vicino a un volto se ne possono osservare altri. O il medesimo in fase di spostamento perché arrivano ad una velocità molto alta, o semplicemente noi stiamo andando ad affettare, l'hai visto, una zona di spazio che è interposto Certo. tra la fotocamera chiaramente e la matrice. E quindi si potrebbe parlare anche di scansione olografica, volendo azzardare, insomma, questo tipo di Ecco, termine. qui ci sono due volti, ad esempio, quelli che Sì, io uno. vedo. Sì, quello principale, che è quello centrale più chiaro, naturalmente, poi c'è quell'altro un pochettino più distorto, insomma, Ma non ti così ripeto la sviluppato. domanda, ma ad esempio, quando tu fai queste foto, ad esempio fai l'evento con Marina, fai queste foto, la gente vede quello che tu hai fotografato in quel momento. Quindi Attenzione, sì. se tu fossi qui e fotografassi, magari qui ce ne sono tantissimi, anche perché stiamo parlando di loro, e quindi È dici. qualcosa, sì, sicuramente l'ambiente, la situazione ambientale influisce tantissimo, però è qualcosa che va al di fuori dal tempo e dallo spazio. Quindi, siccome effettivamente è come se, potremmo dire, la luce si va, cioè, potremmo, ecco, immaginarci appunto questo canale aperto sul quale noi andiamo a sintonizzarci. Ma non lo facciamo a livello radio, lo facciamo a livello proprio fotonico, luminoso. Questa è la cosa incredibile. Quello che è Ok, pazzesco. senti, Dimmi. aspetta, ho delle foto dove si notano ombre identiche alla statua di Marina. Come posso inviarvele? Non lo so come puoi inviarvelo, comunque cioè, io devo dirti, poi Marco, probabilmente, sicuramente anche tu, anche Marina, sono sommerso da persone che mi mandano video, cioè mai come oggi le persone si stanno accorgendo, stanno documentando cose che prima sembravano assurde. Sì, incredibile, ma soprattutto incredibile, ripeto, osservare come le persone non è che si bevono così le cose, perché è importante anche portare prove concrete attraverso metodiche idonee, nel senso che abbiamo un prodotto, abbiamo un macchinario che può essere, ripeto, vagliato, e quindi le persone si bevono delle immagini, è brutto dire bevono, d'accordo, però che sono autentiche, questo è il punto. E 10 anni fa c'era sempre la classica persona che si poteva alzare al pubblico e dire: "Ma credete a queste panzane?" Adesso non capita più questa cosa. No, 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 Sporadicamente. tranquillo, ti rassicuro, ce ne sono ancora, dicono Lo so, Kerbom, voglia, siete. sì. Ah, Nei sì, nostri vabbè. ambiti, capi, siamo un po', non dico la parola, però siamo dei veterani, Comunque, stavo per dire un'altra parola. Saranno aspetta, le ecco, stesse persone che poi alla fine. Sì, questa è eccola. un'immagine chiara, Pazzesca. proprio Sì. pazzesca, sì. Qui, Marina, se vuoi dire tu qualche cosa, perché noi abbiamo avuto, prima di chiedere a Marina, io e Gabriele, abbiamo avuto un'impressione. E se si trattasse proprio di lui? Di tu, Marina. Ma nel momento in cui è arrivata io sono rimasta scioccata perché ho sentito qualcosa di particolare e poi mi è arrivata la loro conferma che è Gesù. Quindi io ripeto quello che hanno detto loro e siccome credo a quello che dicono, credo che sia reale. Perché Quindi comunque questo sarebbe Gesù. Quindi questa è una l'immagine di manifestazione. Gesù. Sì, è un volto. Poi è bello osservare lo sguardo anche, perché non Sì, è diritto, l'espressione. ma l'espressione, quell'accenno di sorriso, ci ha molto colpito, senza ombra di dubbio. Allora, siamo tutti consapevoli che il risveglio è qualcosa di onirico che collega le menti delle persone. Leggevo sul web di Brescia, è del 1983, quando un giovane che si trova a passeggio sul lago Idro viene colpito da un fascio di luce sparato da un oggetto discoidiale. Perdendo i sensi, al suo risveglio si ritrova all'interno di un disco volante. Ce lo racconta Brescia Insolita, la rubrica domenicale di Brescia Oggi. Vabbè. Allora. Non è New Age, è quantum physics, fisica Giusto, quantistica. giusto, Giusto, giusto. va bene. Mamma mia, poi c'è un'altra foto che volevo fare vedere, che è questa, forse l'ho già fatta, no, non l'ho ancora fatta vedere Questa è nuova, questa. sì. Anche questo è un altro dei risultati ottenuti quella serata. Sì. Ecco, questi sono tutti i risultati ottenuti nella serata con Marina, che hai fatto con Marina. Qui addirittura tre volti, mi sembra. Sì, 3 persone. C'è chi ha riconosciuto qualche parente, adesso vaglieremo poi a livello biometrico, faremo dei test. Ripeto, si possono soltanto attribuire a questi volti dei margini di corrispondenza a livello percentuale. Però, ragazzi, non so, a voi sembrano macchie casuali queste, io direi proprio di no.
Poi questo invece, guardiamo È una questo. scena, sembrerebbe una scena. Io vedo noi abbiamo visto una persona che potrebbe salire una scalinata, un ponte. Potrebbero essere viste anche altre immagini, a dire la verità, però diciamo che il soggetto centrale è quello che ci ha colpito, perché spesso mi chiedono: ma come mai soltanto visi o mezzi busti? No, non è così. Alcune volte arrivano anche delle composizioni più complesse, però Allora, la recensione dice, ancora non come l'ha fatta. capti i luoghi dove fare le foto? Ovviamente non sono comunque le entità ed altre creature di sorta. Sai come trovare i punti dove ci sono i confini più sottili o dove ci sono dei portali? Io penso che tu li possa prendere dappertutto le foto. Esatto, Red, esatto. E soprattutto. Cioè, anche perché è chiaro che le entità sono dovunque, noi siamo circondati da poi Sì. non si sa chi siano, cioè, ecco, è C'è. l'invisibile che arriva, Sì, questo è. esatto. C'è da dire questo, che è chiaro che se nell'ambito di una sessione sono presenti delle persone, che hanno un carattere antagonista, potremmo dire, potremmo classificarle queste come scettici, non costruttivi, perché amiamo anche gli scettici che però magari poi si ravvedono, no? Certo. Può capitare che allora si entri in distorsione, questo sì. Diciamo che principalmente è una comunione di forze, eh? Quando abbiamo la comunione delle forze automaticamente, e sono anche tutte le energie di tutti i presenti, anche di tutto il pubblico sicuramente, per l'appunto, e allora i risultati arrivano. Infatti, i migliori risultati ho sempre ricevuti nel corso delle medianità pubbliche, degli esperimenti con Marina, certo. Isabella dice, scrive, io abito nel Nord Irlanda, qui andare da una medium è come andare dal panettiere, È vero? normalissimo. È vero, come in Brasile, che ci sono Ecco, le case spiritiste, è vero? la Terra ha mandato all'universo un segnale di malessere. Sì. In che dimensioni finiscono le anime dei defunti? Non, questo. Lo capiremo quando andremo dall'altra parte, o ci sarà, Esatto. se ci sarà questa, io dico se ci sarà così a livello ironico, questa ascensione. Allora, queste entità per quale motivo entrano in contatto con gli abitanti della Terra? Ci vogliono dire qualcosa? Beh, direi che Marina può esprimersi meglio di me anche, nel senso che si sa quello che sta accadendo. Sicuramente stiamo entrando in contatto con altre realtà desiderose di rientrare in contatto con noi, eh. Di pure tu, Marina. È ora che cominciamo ad alzare la visuale, cercare di capire che non siamo puramente materiali, perché quello che dove siamo arrivati è appunto l'effetto della nostra riduzione ad essere solo esseri materici, materiali. In realtà adesso questo passaggio decreta la consapevolezza che siamo parte di un universo, siamo parte di sistemi e siamo integrati con questi sistemi e quindi è giunta l'ora di prenderne coscienza. Dopodiché non è un linguaggio per tutti, nel senso che ci sono persone che anche se si vedessero Cristo scendere dall'astronave direbbero che è un ologramma, Certo. quindi per i miracoli ci stiamo attrezzando. Sì. Però, però è evidente Infatti. questo contatto straordinario che sta aumentando esponenzialmente perché i fatti ci danno ragione, insomma, quindi non andiamo a pettinare le bambole, ecco, diciamo che stiamo No, facendo una ricerca seria e ci sta dando dei risultati concreti. Sì, ma tutto in realtà, noi non sappiamo quello che fanno all'interno dei laboratori del CERN di Ginevra. Magari uno è convinto di aver scoperto chissà che cosa e magari loro sanno molte più cose di noi, no? Però c'è da dire questo, quando si ha a che fare con una realtà fenomenica così, va divulgata. Questo è chiaro, anche perché si è stufi, insomma, di queste, no? Di queste chiusure, di questa, come potremmo dire? Cioè, sì, c'è questa ostruzione, insomma, e Ecco, quindi. allora Marco, ti faccio questa domanda perché sto cercando, perché ci sono, non hai idea di quanti messaggi, però questo è interessante. Ciao a tutti, domanda, la destrutturazione dell'immagine è equivalente alla variazione vibrazionale che ci permette di vedere le altre dimensioni? C'è una relazione, nel senso che bisognerebbe sperimentarla questa cosa sempre, però noi tutti abbiamo a livello elettrico una sorta di, consentitemi il termine, di noise nella testa. In realtà questo noise si può osservare soprattutto in questi ultimi periodi, osservando magari una zona chiaroscura, quindi a luce, con luce crepuscolare. Nel buio noi non vediamo più netto, ma vediamo tutto punteggiato. Non so se qualcuno già sta sperimentando questo.
Quella parte 10 anni fa non era visibile. Questo che cosa cosa rappresenta? Rappresenta il fatto che sta avvenendo qualcosa a livello bioelettrico anche all'interno del nostro cervello. Poi non siamo tutti sintonizzati all'unisono, ovviamente, chi più, chi meno. Sicuramente il proprio credo ci porta a dare chiaramente spessore verso quel tipo di realtà che sarà poi quella che caratterizzerà i giorni futuri della nostra esistenza. Ancora non c'è una data, non si sa molto, ma quello che è certo, Red, poi Marina può confermarlo, è che tutto il nostro sistema galattico sta entrando in una zona di spazio ricca di nuova energia. Quindi è chiaramente le realtà attigue sicuramente sono molto più vicine a noi. Non sarà forse neanche più necessaria questa strumentazione. Forse quando riceveremo delle immagini eccezionali già li vedremo con i nostri occhi. E da qui la vescica piscis, quindi l'unione dei mondi di cui Marina parla da diverso tempo. Quindi troviamo veramente una netta convergenza con quello che anche Marina ci ha anticipato. Io mi ricordo, Marina, quando sei venuta da noi nel 2020. E Gabriele ha tirato giù tutto quello che tu hai detto, si è realizzato tutto. Ora potremmo sembrare di parte, ma in realtà è qui si parla di studio applicato. Quindi c'è da dire questo, che quando vedi che una persona viene, è una contattista, non è soltanto un'amica, abbiamo sperimentato tantissimo insieme, ma soprattutto dice determinate cose, si realizzano punto per punto, allora anche qua si esprime un livello di contatto che è giusto documentare attraverso delle tecniche specifiche, perché finché l'esperienza è un'esperienza individuale è meravigliosa. Poi è chiaro che, potrei dire anch'io, raccontare anch'io delle mie esperienze adesso non in questo ambito, è chiaro che poi diventa difficoltoso interfacciarsi chiaramente con gli altri. Però, ripeto, il credo più delle volte fa esprimere un nuovo grado nel vedere. Quindi attraverso questo poi chiaramente si ha questa ascensione, questo cambio di coscienza, ecco, che stiamo comunque tutti quanti vivendo. Ok, allora guarda, perché facciamo un'altra cosa adesso. Anch'io ho una foto fatta al cielo in maggio che sembra un uomo su una croce. Mi piacerebbe farvela vedere per chiedere un parere. A questo proposito, io volevo che commentaste Pedro Ramirez, lo conosci Sì, sicuramente, Marina, sì, sì. anche tu, Marco. Ecco, lui ha pubblicato questa foto. Allora, questa foto, eccola qua, dove dice che sono due ali, si formano ali nel cielo della Russia. Ok? Cioè, è una roba stranissima questa. Cioè, come lo spieghi, Marco? Poi dopo chiedo a Marina. Sì, allora chiaramente è doveroso dire che quando si hanno formazioni di questo genere, effettivamente qui oggettivamente potremmo interpretare queste formazioni come delle ali, potrebbe ancora esserci, dico io, potrebbe ancora esserci un margine di corrispondenza relativo alla pareidolia, cioè quella, al fatto di ricondurre ad una forma nota, una nota che è praticamente casuale. Però c'è da dire questo, che se questo fenomeno dovesse ripetersi continuamente in maniera proprio specifica e sempre più netta, allora potrebbe essere vagliato maggiormente. Qui ancora effettivamente ci sono ancora delle formazioni fatte con delle nuvole che possono sembrare alcune volte magari anche dei volti, non volti come quelli che abbiamo visto sicuramente. Però purtroppo questo tipo di elemento, questo tipo di risultato, di osservazione è ancora è passibile, insomma, potrebbe essere giudicata ancora illusoria, però è interessante perché anch'io vedo due ali. Questa è la No, mia interpretazione, ovviamente. fra l'altro la data è indicativa, 11 settembre, in Esatto, poi luogo Russia, quindi sai. ci sono tutte le corrispondenze, chiaramente. Quindi io stesso, ai primi tempi che sperimentavo, ricevevo delle immagini che io ci vedevo il mondo. E questo poi mi ha spinto ad andare avanti con questi studi che poi mi hanno portato ad avere questo tipo di risultati. Non Certo. vorrei che sembrasse molto autoriferita questa cosa, però si sta parlando di una ricerca. È chiaro che in questo senso io osservo certamente duali, anch'io io posso credere questo, ma è difficile qua mettere tutti quanti d'accordo. Perché c'è chi potrà sempre dire è tutto frutto della nostra fantasia. Quindi è una bella immagine, io calcolo certamente, includo tutti questi riferimenti, per me sono due ali extrafisiche, ma sono necessari dei risultati ancora più forti per poter, e sicuramente Pedro Ramirez documenta risultati a livello di avvistamento che sono eccezionali, sono eccelsi, non sono mai stati sbugiardati, tra l'altro. Quelli, su quelli dico anch'io,
che effettivamente si ha a che fare con una realtà extrafisica che si sta mostrando. Certo. Tu Marina, cosa ne pensi di queste ali Ma io comparse in credo cielo? che la parola fantasia, i miei amici la chiamano la difficoltà dell'essere umano di concepire cose diverse da quelle che concepisce in realtà. Ah, Quindi, seguendo quest'ottica, sì. eh sì, c'è cioè la fantasia, Eh è una realtà che noi non concepiamo, quindi diciamo sì, è fantasia, ma in realtà in altri mondi magari è pura realtà. Ma i segni del cielo in questa epoca, fine tempo, diciamo, sono stati previsti e prevedono, diciamo così, l'introduzione del ritorno di Cristo. Quindi i segni del cielo sono innumerevoli in questo momento e saranno sempre di più. E secondo concordo. me dobbiamo abituarci a questa nuova prospettiva perché ci porta su da questo inferno dantesco dove viviamo. Cioè abbiamo un'opportunità, quella di aprire gli orizzonti e dare un po' di fiducia a quello che di diverso non possiamo concepire. E questa è la saggezza dell'uomo che si evolve. Quindi per me sono tutti segni che preludono a qualcosa di più grande. Allora, andiamo avanti. Ilaria Borelli dice: ho visto lavorare più volte Marco Luzzatto e unita alla sua professionalità l'esperienza è stata fortissima. È come anche nelle immagini loro vogliono mostrarsi partecipi e vicini, ultimamente sempre di più. Quindi, poi adesso devo salterò un migliaio di messaggi, ma arrivo a quelli attuali e quindi. I segni del tempo sono le scie chimiche, no, i segni dal cielo, ci I sono segni anche quelle. del tempo sono le scie chimiche. Esatto. Bisogna investigare molto seriamente, né essere creduloni né scartare a priori. Poi chiaramente c'è qualcuno che naturalmente dice sottoponetevi al giudizio del CICAP, Ah, molto eccetto. interessante. Guarda, quelli giusti, che erano Allora, quelli. rispondo velocemente. Allora, un ente che dovrebbe occuparsi appunto dello studio dei fenomeni paranormali non può a priori sbugiardare un fenomeno se non fa l'esperienza. E ho detto tutto, perché spesso abbiamo sperimentato alcune situazioni che non sono state belle, non personalmente. Per questo io mi sottopongo anche al giudizio di un ente serio. Non credo che questo ente, per il proprio Serio. modus operandi, sia così serio, perché devi prima vivere l'esperienza per poterla giudicare e poi poterla chiaramente studiare. Questo è fondamentale, ma a priori giudicare è sempre sbagliato. Quindi. No, no, ma no, anche perché se non sbaglio, questo ente sbugiarda tutto a priori, cioè A tutte priori, cazzate, esatto, io ho cioè, sentito delle capito? persone talmente ottuse nel CICAP che per non dire altro, lasciamo stare. Sì. Allora, ci sono persone più predisposte a queste visualizzazioni? Siamo tutti in grado di poterci relazionare con l'universo. Sicuramente ognuno di noi ha un grado di preparazione diverso. L'esperienza della vita ti porta sicuramente a toccare con mano, a sviluppare o casualmente o con la propria volontà determinati ambiti, no, dell'oltre coscienza. Ripeto, tutti noi abbiamo questa capacità, soprattutto quando andiamo a dormire la sera, e riuscire a traslare la nostra coscienza dall'altra parte quando accade. È chiaro. Si nasce anche per l'appunto, con dei gradi di medianità già attiva, potremmo dire così a livello un po' tecnico, però verso la cosa che ci trasporta in questo senso è anche la nostra frequenza, quindi più siamo attivi a queste affini a queste frequenze e più certamente apriamo questo ventaglio di possibilità che ci può portare veramente vicini all'oltre coscienza, quindi a questi universi che sono attigui a noi, certamente. Bisogna però studiare, disciplinarsi o semplicemente avere la fortuna anche di nascere già con un dono attivo. C'è chi nasce che è medium ultrafanico. Ultrafania significa osservare oltre la luce fisica, ad esempio. E lì i primi venivano messi in un istituto o anche sì, abbiamo parlato appunto dei manicomi, quando magari erano soltanto dei medium. E non hanno saputo disciplinarsi, non hanno avuto la possibilità di poter essere aiutati a comprendere la loro medianità. Bisognerebbe veramente. C'è una storia fitta di questi casi, devo dire. Da una parte ci può essere la pazzia, dall'altra, comunque, anche la medianità. Red, puoi chiedere ad entrambi che ne pensano delle lucine che creano i cerchi del grano? Le sfere Sono lumino. delle
sfere di plasma intelligente che con la frequenza emanano un certo tipo di frequenza, come quelli che fanno, sai, creano una base di metallo, poi ci mettono il riso, poi fanno arrivare a un certo tipo di frequenza, si creano questi cerchi perfetti, questi disegni, lo stesso principio. Ma sai che ho letto che c'è uno che cerca di capire, perché secondo lui nei cerchi del grano ci sono le istruzioni per costruire macchine avanzatissime. Non so più dove l'ho letto. Vanno interpretati, sicuramente hanno una valenza dal punto di vista energetico-frequenziale, mi sento di dire questo, poi. Vladimir dice, con questa tecnica si potrebbero vedere anche le epoche del passato? Quello che è interessante è che a periodi si presentano personalità, intelligenze, entità, che vestiti con abiti di presente la Belle Époque, epoca vittoriana, quindi bisogna capire anche lì se si ha a che fare con forme pensiero, però le forme pensiero, anche qui me la chiedono spesso, me la fanno spesso questa domanda. Allora, se fossero forme pensiero, cioè non dovrebbero essere così senzienti, credo, almeno forse sarò io limitato, perché spesso si mettono in posa, quindi un conto è vedere una scena di vita. Allora, andiamo nella memoria akashica, insomma, nella memoria energetica del pianeta a pescare qualche cosa. Però lì, caspita, abbiamo invece degli esseri che si mettono davanti, ci sorridono, alcune volte ci guardano magari un po' così come se esprimendo quasi. Il tempo non esiste, Marco, quindi di fatto Non loro esiste, è vero. è tutto Si passato. annulla il tempo. Si annulla il tempo e lo spazio, e parlando proprio di frequenza, la risonanza di cavità Schumann c'è sul sito, che è un sito anche molto attendibile, Disclosure News, si è parlato di come da un po' di tempo a questa parte ci siano degli ammanchi nelle misurazioni, cioè c'è un'assenza di misurazione, si vede il grafico della risonanza Schumann che in alcuni punti è interrotto e non si sa, non si spiega perché. Quando questo accade è perché non esiste né tempo né spazio, questa è una risposta che mi viene da dire così, perché anche quando sperimentiamo noi, Marina, non ci rendiamo conto del tempo che passa. Quindi è chiaro che noi viviamo degli sbalzi quotidianamente, a livello frequenziale, eh? Allora, Cristiano Magoni, quel macchinario, praticamente quello che usi, potrebbe anche esplorare i sogni delle persone mentre dormiamo, cioè proiettare i nostri sogni? Allora, ancora noi stiamo cercando un'interazione con l'oltremondo, che ancora non abbiamo ottenuto se non appunto sperimentando in maniera fitta, ma non abbiamo ancora la possibilità di poter avere una sorta di Skype. Quindi, riuscire a fare questo si potrebbe sperimentare, vedere che immagini vengono fuori, però tieni presente che si scansionano 50 fotogrammi al secondo e su 2-3 fotogrammi abbiamo una permanenza di queste immagini che sono pochi secondi. In alcune di esse sembra ogni tanto esserci un accenno di movimento, ma nulla di più. Sicuramente, man mano che il tempo terrestre scorrerà, avremo altri risultati in tal senso, perché cambia tutto. Allora, guarda, Marco e Marina, a fronte di due che hanno detto è il CICAP, l'ha fatto Piero Angela, come per dire, hai Sì. capito? Cioè, è la Bibbia, hai capito? Piero Angela è Dio. Non avrei di robe da dire io, però sto zitto, ma andiamo avanti. E improvvisamente è stato, tutti sono sbugiardati, però ce n'è una che mette una pietra tombale sul CICAP. Il CICAP ha sbugiardato anche Roll, e con questo è detto tutto. Sinceramente, a me questa. Guarda, io mi ricordo una volta, credo di essere stata a Canale 5 in Rai, no? Forse, non mi ricordo esattamente in quale trasmissione, c'era uno del CICAP, e non dico chi. Però a un certo punto la domanda che mi ha fatto è stata questa: sai, quando sono seduto sul letto, io ho il soffitto di legno, e ha fotografato una specie di nodo nel legno che formava una Uno simile. pseudovolto. Sono così i tuoi alieni? Cioè, io a quel punto ho detto, guarda, cioè, stendiamo un velo pietoso sulla tua scientificità, perché Ci già, siamo già espressi sul ecco, abbiamo CICAP. già capito, insomma, cioè, loro negano l'evidenza, quindi è inutile andare a cercare nella razionalità qualcosa di Ma sì, ma è irrazionale. chiaramente loro negano anche quello che c'è, anche l'altra dimensione, perché se neghi queste cose, devi negare anche il fatto che dopo che tu abbandoni il pianeta Terra, abbandoni il corpo, non c'è più niente, ti dissolvi, è come se spegni una Ma noi lampadina. troveranno la proiezione, per cui probabilmente quando si dissolveranno troveranno il buio pesto.
Ma sì, ma anche a questa persona io rispondo dicendo semplicemente che l'assolutismo, che poi diviene, è sempre padre del fanatismo, non porta a niente. Bisogna veramente darsi la possibilità di poter esprimere, di poter esprimersi nell'energia. Quindi io consiglio a questa persona, se vorrà, di venire ai incontri con Marina o anche quelli con il progetto Mebius. Siamo sulla piazza di Milano, siamo a Verona, poi giriamo anche l'Italia quando possiamo. Voglio dire, non si fa mistero di nulla. Quindi, Certo. Buonasera, scrive Daniela. A me è capitato di chiedere un segno dal cielo. Mi è arrivato nell'immediato da due ali, si è formato un volto. Non so come posso mandarvi la foto, tra l'altro nella sequenza forma il volto. Quindi in tanti, poi possono essere chiamati visionari, però a me non interessa, a me interessa. Credete nell'esistenza di una macchina chiamata cronovisore oppure solo fantasia? Cos'è il il cronovisore? cronovisore si parla veramente di, è divenuto una leggenda metropolitana. C'era questo frate che parte Pellegrino Ornetti insieme al padre Agostino Gemelli, che sperimentavano dapprima a livello metafonico, quindi praticamente registravano le voci dell'oltre attraverso un geloso. Adesso non mi ricordo tutti i particolari di questa storia, e si dice che questi riuscirono a canalizzare attraverso questo strumento, il cronovisore, delle immagini, ma delle sequenze intere filmate, in cui si vedeva anche la crocifissione di Gesù. E da lì però c'è da dire questo, che quindi un oggetto in grado di poter, esattamente come una macchina del tempo, fotografare il passato. Si è detto che poi tutto è stato messo a tacere e che i pezzi di questa macchina siano stati sparsi, molti sono in Vaticano, siano custoditi quindi in Vaticano in più. Isabella Odorici, se non ricordo male, la macchina che vede il passato è ben custodita in Vaticano. Esatto. Il problema, c'è soltanto un problema, perché dobbiamo essere corretti, che una delle immagini che è stata proposta risultò poi essere identica ad un crocifisso ligneo, quindi un crocifisso di legno, all'interno di una chiesa in Colle Valenza. Quindi questo non ha aiutato molto, perché era l'immagine di Gesù, e quindi però noi non sappiamo come sono riusciti a canalizzare, se veramente hanno canalizzato questa immagine. Io credo che la verità stia sempre nel mezzo. Bisognerebbe veramente poter andare indietro nel tempo e vedere quello che è successo esattamente. Io ho sostenuto che la verità è una sola l'altra volta e Crozza mi ha anche preso in giro, non nel No, la verità è mezzo. una, in realtà, no, attenzione, la verità in realtà è una. Quando si parla di queste, no, no, quando si parla di queste cose, chiaramente, c'è sempre stata questa ostruzione da parte degli organi mediatici. Ad esempio, io tempo fa pubblicai delle immagini e queste immagini furono prese e ritoccate debitamente per farle sembrare un'altra cosa, ma ti parlo di diverso tempo fa. Quindi il mezzo qual è? Il mezzo semplicemente è che c'è sempre questa voglia di contrastare la verità. È vero, la verità è una ed è ineluttabile, senza ombra di Certo. dubbio. Certo. Giuseppe scrive: Non ridete, io molte volte la sera, prima di addormentarmi, dopo aver detto le orazioni, mi appaiono i volti dei miei cari defunti. Post scriptum. Ho sofferto per molti anni di paralisi del sonno. Cosa vuol dire? La paralisi del sonno è quell'evento che capita sempre quando noi ci addormentiamo, soltanto che quando ce ne rendiamo conto, rimaniamo in questo status di dormiveglia, chiaramente è quello l'attimo che precede volendo l'uscita fuori dal corpo, detto così in maniera veloce, perché la paralisi serve a noi per far sì che il nostro corpo non si muova mentre sogniamo, perché magari compiamo dei gesti. Farlo invece con la coscienza più traslata e spostata verso i regni attigui ci dà la coscienza di vivere in maniera lucida questa esperienza. Quindi si possono avere in questi frangenti sogni lucidi, quindi sogni a piena coscienza, uscite fuori dal corpo, le out of body experience, le OBE chiaramente, oppure delle comunicazioni con defunti, noi diremmo defunti, altre intelligenze. Poi Marina, se vuoi aggiungere qualcosa, perché anche tu hai avuto, nella tua esperienza iniziale è stata particolare, tu hai provato, ti sei trovata con le coperte. Praticamente io ho realizzato attraverso la mia esperienza che la paralisi del corpo è quando tu hai la mente assolutamente lucida, che riesce a connettere, a vedere tutti i particolari, e il corpo invece è addormentato, quindi sono come una dissociazione temporale per qualche verso, no? Ma se ne servono perché ovviamente hai delle percezioni che sono amplificate.
Ok. Vincenzo chiede: avete mai sentito parlare del gruppo Zeitstorm che riceveva immagini dalle altre dimensioni? Sì, non conosco tutta la storia perché non ho seguito tutto, però avevano, e quello è il periodo è stato l'ampio e alto periodo della transcomunicazione strumentale video, quando ancora c'era anche Klaus Schreber. Infatti i miei studi sono cominciati dagli studi di Klaus Schreber, che è questo signore di Aquisgrana, che ebbe questa incredibile esperienza nell'ambito metavisivo. Suo figlio si riuscì a mettere in contatto con sua figlia Karin, che purtroppo lui ebbe la sfortuna di veder partire per la casa del padre, diciamo così, tutta la sua famiglia, ma riuscì attraverso la metafonia, quindi attraverso un nastro, a rimettersi in contatto con la figlia, che disse lui come mettere la videocamera davanti al televisore. E in quello stesso frangente c'erano delle comunicazioni, si parlava di laboratori messi installati in altre realtà che riuscivano a mettersi in contatto con noi, quindi dimensioni parallele, potremmo dire così, quindi non soltanto realtà spirituali. E quindi poi tutto è finito nel Giornale dei Misteri, credo che ci sia, degli anni passati, che ci sia anche un articolo, più di un articolo a riguardo, se non erro, eh. Sono stupito dalla preparazione delle persone che stanno seguendo. Ad esempio, questo Arnav dice: l'avvistamento di Gordon Cooper, che non so chi sia, è una prova assoluta dell'esistenza degli extraterrestri. Cos'è Cooper? Un astronauta? Gordon Cooper, non so. Gordon Cooper personalmente non lo No. conosco e quindi non conosco la sua storia. Marina, tu lo conosci? Cooper Allora, no, devo dire. gli stati del mondo, dinanzi a tutte queste evidenze scientifiche, perché non fanno nulla? Finanziano in qualche modo la ricerca, vi danno un sostegno, non vogliono. Non Allora, vogliono non che so. Ci sia questa transizione della coscienza, questa No, elevazione. finanziano il CICAP, che deve smentire, quello lo finanziano, È tutto un discorso frequenziale. ma il motivo è molto semplice. Se arrivano gli alieni o ammettere che esistano altre forme di vita, significherebbe la fine del potere di chi vuole comandare il mondo. Esatto. È semplice. Hai detto tutto. Però io penso che siccome questa mia esperienza di 2 mesi fa, che è stata molto sconvolgente, ma a livello energetico, come Marco lo sa, cosa mi è costata questi 2 mesi, Sì. se loro sono arrivati al punto di scendere e di venirmi ad aiutare ad alzare un vaso, cioè non è una cosa totalmente fuori da ogni logica, significa che qualcosa sta cambiando. Cioè che c'è la possibilità che che cominci proprio il vero contatto, e siamo a un passo da questo. Quindi quando un anno fa dicevano, ricordi che tra un anno e mezzo comincerete a vedere i risultati dell'unione tra i mondi, ed è passato esattamente un anno e mezzo quando lui si è presentato in montagna, uno deve cominciare a farsi delle domande che mi sono fatta anch'io, peraltro. Non solo sul fatto extraterrestre, perché comunque sono 12 anni che sono in contatto con loro, ma una modalità come questa lascia presupporre che ci saranno altri incontri, che magari forse hanno detto dovremo incontrarci per parlare, cioè capisci bene che si stanno sviluppando delle realtà che anche una persona che è in contatto con gli extraterrestri, insomma, rimane un attimo perplessa, perché comunque è una cosa che sta andando velocissima. Sarà stato Sì. l'uomo a accelerare gli eventi, però gli eventi stanno accelerando in maniera esponenziale. È tutta una preparazione. C'è una velocità pazzesca in tutto e anche nella reazione. Io sostengo anche, sono anche affascinato dall'astrologia e quindi dal fatto che siamo entrati nell'era dell'acquario e usciamo dall'era dei pesci. È noto che il pesce morendo dà dei colpi di coda molto violenti, quindi l'era dei pesci che sta morendo sta dando dei colpi di coda molto, molto violenti. Allora, quanto mi piacerebbe vedere quella macchina? Marco assomiglia un po' a Rol quando era giovane. Grazie. Progetto Mebius fantastico. Grazie, Allora, Anita. ma secondo te, Marco, noi possiamo fare un esperimento in diretta con la macchina e vedere l'entità, cioè vedere proprio, cioè nel mio studio ci vediamo, viene Marina, vieni tu. Colleghiamo la macchina, non so come, ma tu sei un tecnico, quindi saprai come fare. E si può fare o in diretta o Si può no? tentare, io non mi tiro mai indietro, non mi tiro mai indietro. Bisogna fare ci sono dei gradi di preparazione a livello psichico, ma quelli vertono me e Marina.
Poi per quanto riguarda il contesto, non so quanto nel tuo studio fosse, se si parla di correnti elettromagnetiche, perché i campi elettromagnetici ce ne sono tanti, soprattutto in questo periodo che sono, insomma, li stiamo vivendo iosa, però diciamo che non dovrebbero esserci problemi a livello anche di interferenze. Quindi si può provare, si può organizzare ed eventualmente vedere Certo, che cosa ma succede. vediamo un giorno. Ah, poi dopo Enrico Serra dice: Ciao Re, sono in contatto con gli angeli tramite la numerologia. Anche la numerologia è molto Sì, importante. Io mi sto rendendo conto, soprattutto in grazie. questo periodo. Esatto, ma cioè, avendo conosciuto Alberto Ferrarini, che al di là della numerologia ha le intuizioni, ho cominciato a collegare le cose ed è pazzesco. Cioè, lui scrisse 2 mesi fa che quello nuovo arrivato nella Juve si sarebbe fatto male adesso e si è fatto male perché i numeri dicono questo. Lui scrisse che Pogba quando arrivava alla Juve si sarebbe fatto male, Pogba si è fatto male, ma non è il portare sfiga, è che i numeri dicono determinate cose. Tant'è vero che se voi digitate su internet Pogba 10 più 5, vedete che c'è Pogba che gioca nella Juve con la maglia numero 10 e poi ci ha aggiunto a pennarello un più 5 di fianco, cosa che è da folli farlo, però ha cominciato a giocare bene. Cioè, la numerologia è pazzesca, hai capito? Sì. Ci sono forme di spiritualità a cui si ispirava anche Battiato, che trova il suo massimo esponente in padre Guido Alberto Bormolini, lo conosco, monaco, ed è un profondo conoscitore dell'aldilà. Lo conosco perché era il confessore di Battiato e mi ha chiamato perché Franco Battiato, quando l'ultima telefonata che ho fatto a Franco Battiato si era fatto male, e io gli ho detto: Franco, dico, ma non è che tu vuoi fermarti? E lui mi ha detto: Ma lo sai, me l'ha detto anche il mio confessore. E difatti poi si è fermato. E il confessore era, difatti mi ha chiamato e dice: Vabbè. Allora, esatto, padre François Brun conferma che è in Vaticano. Anche immagini di Romy Schneider. Romy Schneider, non lo so. Romy Chrome. Schneider è, Chi è Romy pardon, Schneider? Io, per me era un'attrice, non è è un'attrice. un'attrice, quella però è un risultato di Klaus Schreiber, non è del cronovisore. Ah, ok, sai tutto, sei pazzesco. Marina, ma chi mi hai portato? Allora, cronovisore è anche in Vaticano. Allora, ecco, Si presume. vedi questi, vabbè. Allora, andatevi a vedere, niente, ma sto cercando qualche, sono pieno di messaggi pazzeschi, cioè nel senso che allora è inutile che scriviate, in tanti scrivono voglio mandare foto perché hanno visto, eccetera. Ormai è chiaro che tutti abbiamo avuto un contatto. Io da bambino, l'ho sempre detto, andavo a prendere il latte col biciclette, con la bicicletta, a un certo punto ho visto nella campagna un UFO che è arrivato è lì. Però, cioè, da bambini sei più predisposti perché da bambini hai più la mente aperta alle fantasie. Quindi non è che ti spaventi, è affascinato, guardavo, poi non ho neanche parlato perché non lo so, forse mi sembrava una cosa normale, forse avevo una reminiscenza passata. Un mio amico Bruno ha detto che io e lui eravamo su una nave nelle Pleiadi e io ero il suo luogotenente, quindi cioè, ma arriviamo tutti. Marina, te chissà cos'eri, hai capito? Io sono in contatto con. Ne ha per 4 mesi. Cosa? Dico Croce ne avrà per 4 mesi adesso. Allora, Red Ronnie, Mao Zedong diceva che la verità è contraddittoria e difatti Mao Zedong ha distrutto la Cina, ha distrutto la storia della Cina e stupidamente qui i contestatori giravano col libretto rosso di Mao. Mao ha fatto dei danni inenarrabili, quindi vabbè. Allora, tutti sono affascinati da questa crodivisione. Allora, Red, puoi chiedere a Marco e Marina se quando ci addormentiamo, se si hanno disturbi nel sonno, se facciamo fatica a dormire, è normale o cosa? Non lo so, dipende cosa hai mangiato la sera. Dipende. Esatto. Fattori psichici, fisici. Allora, in campagna chiamata anche Ianara, non so cosa sia, forse il. Allora, io sono uscito volontariamente dal mio corpo fisico all'età di 18 anni, ho visto il mio corpo girellando, poi sono rientrato sempre volontariamente, quindi. Chi è senza corpo non è sparito. Cosa sono gli orbs? Io ne ho visto uno perché c'è una foto di me con in braccio l'ollico, c'è un orbs, un affare bianco. Discoidale, Eh sì, sì. esatto, che non è, io
faccio il distinguere. fotografo, faccio Non il è polvere in fotografo. sospensione, No, certo. no, non è neanche una luce, diciamo, è una luce di flash, come faccio il Sai fotografo, come si so come. fanno a distinguere gli orbs autentici da quelli non autentici? Sì. Devi utilizzare una fotocamera che abbia possibilità, anzi deve avere l'otturatore non rotondo, deve fare degli esagoni, in modo tale che quando tu mandi fuori fuoco un punto luminoso, crei la forma dell'esagono. L'orbs Esatto. rimarrà sempre Tondo. rotondo, con una Esatto. sua corona. Esatto. Allora, diciamo che quando l'anima esce dal corpo per sognare, in realtà sta vivendo una realtà diversa, ma non finta. Ci sono forme di spiritualità a cui sperava anche Battiato, che trovo insomma. Ah, beh, questo l'ho già letto perché l'hai riscritto. Adesso arrivo alla fine, salto altri 300-400 messaggi, eccetera. Allora, se, buonasera, secondo voi è più facile avere contatti con i defunti nella notte di ogni santi? Forse il credo collettivo magari spinge, innalza l'energia in una Ma certa la notte di maniera, ma ogni santi, la gente che oggi si truccano da streghe, fa queste stronzate qui, lì una entra in cultura. gioco la tradizione, in questo Ma che poi senso. paradossalmente se la frequenza crea la forma, vai chiamando, se c'è una possibilità, vai chiamando i mostri, non vai chiamando. Esatto, È vero. esatto. Luigi dice: io nel 91, 17 anni, all'epoca feci un frontale con la mia Vespa contro un camioncino. Dopo alcuni secondi vedevo il mio corpo per terra dall'alto. Certo, Questo lo sì. dicono tutti, eh? Quindi vuol dire che c'è qualcosa oltre la morte, cioè gente che viene data per spacciata, vedono, però alcuni dicono che vedono un filo d'argento che rimane È legato al connesso. corpo. Allora, secondo me nella vita precedente era una bersagliera, no, non era una bersagliera marina, nella vita precedente era un'altra cosa, ma non lo diciamo, lei me l'ha detto, ma io mantengo il segreto, era un personaggio. Meglio se non mi portano la neuro. Era un personaggio molto importante, ma non lo diciamo. Puoi chiedere a Marco se è possibile creare un contatto con i propri animali defunti e in che modo? Tramite un'altra guida o loro possono essere da soli? Grazie. Ma io ho sperimentato con alcune medium, parliamo di medium autentiche che non è che vanno così in televisione o che sono, cioè, parliamo di gente veramente che fa questo lavoro in maniera onesta, ovviamente, e attraverso queste medium, ad esempio Sonia Benassi, una medium eccezionale, visto che abbiamo parlato prima di Sonia, ciao Sonia, ti risaluto, e devo dire che loro ci documentano il fatto che effettivamente è possibile avere un contatto con il proprio caro animale che non è estinto certamente. Io in metavisione, ad esempio, ho ricevuto, adesso non l'ho qui disponibile, l'immagine, la farò vedere magari in un'altra occasione, l'immagine della mia Flo, che però era più piccolina in questa foto, è proprio un cucciolo di Labrador. Quindi, sì, quindi rimane sicuramente nella coscienza dell'essere che è vissuto su questo piano, rimane poi la forma originaria e poi certamente si evolverà nel corso del tempo. Nel Allora, tempo. Marina e Marco, tutti stanno sperando nell'arrivo di alieni o di Cristo o di qualcuno che ci risolva i problemi. Tant'è vero, ad esempio, il tempo si sta restringendo, secondo voi quanto tempo manca al punto zero? Però non capiscono, secondo me, questa è la mia opinione, che siamo noi che dobbiamo cambiare, non dobbiamo aspettare, stare lì seduti così, Eh sì. capito? Noi siamo ad un passaggio e questo passaggio è permesso solamente alle persone che si danno da fare nel comprendere questo passaggio e nel fare tutto quello che è necessario per evolversi. Se tu aspetti che arrivi la manna dal cielo, che vengano a prenderti perché tendenzialmente e teoricamente ti senti un buono, ma in realtà pensi solo ai cavoli tuoi e degli altri non te ne frega niente, non hai storia. Cioè, ci è richiesto, come dire, come se fossimo su un burrone. Quando sei su un burrone hai due possibilità. Una è sederti sul ciglio del burrone, l'altra è lanciarti. In questo momento ci è chiesto di lanciarci, e però nel momento in cui ti lanci sai che ti spunteranno le ali e quindi potrai essere migliore di quello che sei stato fino adesso. Se non Ma fai questo sforzo,
non vai da nessuna parte, passeranno sopra di te questi eventi. Mi viene in mente quella barzelletta di quello che non riesce ad andare su, non riesce ad andare giù in una roccia, arrampicato, rotto tutto e dice: Dio, aiutami, c'è qualcuno qui, c'è qualcuno. Sente Dio che dice: Ci sono io, fidati di me, lasciati andare, ti prendo. E lui: C'è qualcun altro che mi può aiutare? Perché, sai, quanti hanno fiducia in qualcosa che non conoscono? Non basta avere fede, bisogna essere nella fede, che è una cosa ben Esatto, diversa. esatto. La frequenza crea la forma, questo è stato detto dalla Marina. Questo significa che siamo noi creatori di tutto? Ah, significa che ad ogni frequenza corrisponde una dimensione. Se adesso arriva una frequenza dal centro della galassia che vibra più veloce, fa cambiare il nostro DNA, fa cambiare lo stato della materia, fa cambiare lo stato di tutto quanto, perché la frequenza crea la forma. Quindi di fatto stiamo entrando in una dimensione che ha una frequenza differente e dobbiamo adattarci ad un'altra dimensione, cioè un altro modo di concepire l'esistenza, e specialmente a cominciare ad usare quelli che sono gli strumenti di questa nuova dimensione, che sono, diciamo, associabili ai processi superiori della mente. Cioè vuol dire condivisione, compassione, amore per gli altri, capacità di valutare le cose in maniera costruttiva, come si dice, trasparenza, quindi la telepatia può avvenire in una civiltà evoluta dove non c'è bisogno di mentire, dove la prima idea che ti viene non è il tuo tornaconto, ma è l'altro. Quindi è una società molto evoluta che non è per tutti. Quindi chi fa questo sforzo per volerci entrare è benvenuto. Gli altri saranno selezionati, in selezione del grano della gramigna, questo. Allora, siccome sono affascinati dagli orbi, io ho beccato quella foto di cui ti parlavo e ve la sottopongo al giudizio. Poi potete dire anche che non è vero niente, però ecco qui. Allora, voi vedete questa foto, vedete c'è un cerchio attorno alla mia faccia, non so se ho un che cos'è questo. Vabbè, visto così, sinceramente, sembra possedere una sua corona. Quindi è strano il caso che proprio dove è posto il viso sia presente anche questo. La casualità può essere infinita, però non credo che sia un caso. C'è da dire che sarebbe interessante vedere se questo tipo di aloni, orbs, chiamiamoli in questo modo, si presentano in determinate circostanze, vedere effettivamente, facendo ulteriori scatti, quanti se ne presentano, perché poi questo oltretutto è anche ovale, particolarissimo, non è neanche rotondo, è proprio ovale. Quindi Io è ti. un. Allora, qui eravamo in un luogo molto energetico della Sardegna, Sì. dove millenni di anni fa si andavano a curare con le pietre. Sì, ci sono le tombe dei giganti, No, in non era Sardegna tombe dei anche. giganti qui. Qui era proprio un luogo dove c'erano tutte le pietre, c'era la pietra per la fertilità, la pietra per il fegato, c'era una sorta che viene chiamata barca, mi ci ha La portato a Sardegna è eccezionale, è riannamento. una riserva mineraria energetica pazzesca, Sì, eh. dove addirittura i lentischi, che sono degli arbusti, i lentischi, no? Lì diventavano alberi, grossi così, con i tronchi grossi così. Chiaramente non andavano in alto, si adagiavano per terra perché non è previsto, sono degli arbusti. Però invece di essere degli arbusti così, erano degli arbusti enormi. Cioè, Grossi. c'è un video su YouTube. Quindi, allora, la Tonini sa. Ma non lo ammette, la Tonini sa tante cose, la Tonini, anche Marco sanno tante cose, però bisogna andare con il freno a mano tirato, perché non è. Perché. Vabbè, niente. Ah, ok. Allora, basta, ci sono tanti. Io vi saluto perché saluto Marina Tonini, saluto Marco perché con Luzzatto e con la Tonini poi ci vedremo, magari una volta faremo una roba di persone perché può essere in collegamento un po' strano. Ok? Allora. La Tonini scommetto che, no, niente, che da che parte il sole, conoscono, interagiscono, eccetera. Questi megaliti sono come dolmen, va bene? Va bene. Ok, ragazzi, ciao, ciao Marco, grazie Grazie Red, grazie Marina. Grazie ciao. a te.
Grazie, grazie a Ciao voi. Marina, ciao bambina. Ciao, Ciao, buonasera a tutti. alla prossima. ciao, Ciao. ciao. Ecco fatto. Allora, tolgo la cuffia. Ah, eccoli, che mi dava un po' fastidio, fra l'altro, tolgo la cuffia per ascoltare meglio. Continuiamo, però continuiamo. Grazie, a presto. Ecco, grazie, a presto, Marina e Marco. E bello, no? Allora, l'invisibile si manifesta. Io adesso vi faccio vedere due documenti video di due interviste che ho fatto, una clip della lunga intervista che ho fatto con Corrado Malanga e una clip di un'intervista che devo ancora pubblicare ad Asveri. Perché? Perché Gianfranco Asveri è un pittore, no? Allora, pare che nella CIA, vabbè, non mi interessa di quello che nella CIA, eccetera, non riesco ad inviare messaggi alla vostra mail. E vabbè, evidentemente non hai la mail giusta. Poi, allora, però succedono veramente cose molto strane, anche ho dei messaggi, ad esempio, anche con Ivana Spagna, che ha visto cose e magari un giorno la intervisterò, vede cose strane, fra l'altro Ivano Spagna è in contatto anche, l'ho messo in contatto con Marina Tonini. Tu hai detto anni fa che eri un danese in un'altra vita. Sì, io non ho mai fatto, né, ho sempre rifiutato di fare ipnosi regressive o cercare di capire chi ero nelle altre vite, però in due persone diverse mi hanno detto che ero un cavaliere danese che aiutava i poveri, non lo so. Mentre Bruno, il mio amico, ha detto che in una vita precedente io ero con lui su un'astronave delle Pleiadi, che ne so. Però io non mi preoccupo di chi ero nella vita precedente, cerco di capire qual è il mio compito in questa vita, credo di svolgerlo abbastanza bene. Insomma. Allora, quello che voglio farvi vedere adesso è questo. L'invisibile si manifesta, ma l'invisibile sono anche le idee, anche il suono è invisibile, perché il suono noi non lo vediamo, io in questo momento sto parlando, ma voi non vedete nulla. Ascoltate, ma esiste il suono, è una frequenza. E questo è Gianfranco Sveri che mi racconta, partendo da una frase di Nietzsche, sono andato alla sua mostra, poi pubblicherò, l'ho appena fatto su redroni.tv, c'è già, pubblicherò l'intervista che ho fatto a questo pittore strepitoso. E resisti, Red, stai facendo un ottimo lavoro in questo periodo di risveglio globale e di grandi cambiamenti, forza. Ok, resta sveglio, grazie. Esistono dimensioni parallele? Certo, Andrea, che esistono dimensioni parallele. Red lo svolgi magnificamente. Vabbè, grazie. Allora, con frequenza gli antichi spostavano e cambiavano forma la pietra. Adesso vediamo anche un attimo di quella cosa lì. Allora, Gianfranco Sveri mi fa un discorso molto interessante sull'idea e sul fatto. Partendo da una frase di Nietzsche. Mentre camminavamo, perché tu non ti fermi mai, mi hai raccontato una frase di Nietzsche. Dice, sì, che questo qui me l'aveva suggerita questo amico mio poeta, che diceva questo concetto nicciano, no, di Nietzsche, diceva, e quindi dovremmo fare tutti così, butta avanti le tue idee e raggiungele coi fatti. Questa era una cosa che mi aveva suggerito questo amico poeta, si chiamava Ferdinando Cogni, ed era una frase di Nietzsche. Io un giorno camminando con Ferdinando Cogni, che c'era una bellissima giornata di luce, c'era il sole, e a un certo momento sulla collina destra, dove noi camminavamo su questo sentiero, eravamo sulle colline, sulla collina nostra destra, vedo l'ombra di un volatile che vola, che però non c'è. Il volatile, c'era l'ombra che camminava, il sole lo proiettava perché lui era in alto ancora nel cielo. E a un certo momento, vedendo quest'ombra che viaggiava sulla collina, l'ombra di questo volatile che era, c'era, viaggiava, a un certo momento ha atterrato da, è andato a collimare con l'ombra che c'era, cioè il suo corpo collimato con l'ombra. Quindi si è concretizzata l'idea di Nietzsche, io ho visto questo, cioè dove l'idea è come si dice lì, è un'ombra, no? Perché è qualcosa di impalpabile che però c'è, la senti, vedete? E poi il corpo, cioè, è andato a collimare. Lei ha detto a sé, è possibile. E questo è onestà del compiersi, ecco.
butta avanti le tue idee, ragioni con i fatti. Il coro, c'era la sua ombra che era l'idea, eh? A un certo momento si vede proprio, si è visto proprio il coro, tac! È diventata una cosa sola. È diventata una cosa sola. C'è l'idea che collima e diventa un fatto. L'ombra che riflette qualcosa che non esiste, cioè esiste un solido, ma non è che collima con quindi l'idea che si realizza. Questo noi dovremmo fare tutti, come diceva Nietzsche, come ha ricordato Gianfranco Sveri. Però adesso facciamo il procedimento inverso, cioè l'invisibile si manifesta, ma noi, grazie alle frequenze, possiamo diventare invisibili? Ecco, dalla lunga intervista con Corrado Malanga, che fra l'altro è stata già vista da 700-800 mila, credo, complessivamente nelle cinque parti, l'ultima che gli ho fatto, ne ho fatto un'altra che adesso pubblicherò più avanti, ne ho fatta alcuni giorni fa, molto interessante anche quella, come tutte. Io gli chiedo, si può diventare invisibili? E poi faccio un giochetto, ma vedete. Corrado, se tu avessi un macchinario che può agire sulle frequenze, o se tu stesso, perché ci sono dei santoni, ad esempio, si dice che hanno vissuto senza mangiare anni o su un ghiacciolo senza aver freddo, eccetera, tu potresti, che ne so, usando le frequenze, sparire, diventare invisibile? Teoricamente è possibile. Ci sono alcuni studi sulla invisibilità, che non hanno dato grandi però risultati, ma tecnicamente questa cosa è possibile perché ci sono diversi approcci, ma se vogliamo lavorare sulle frequenze, il problema è il seguente. Io ho questo muro. Se io devo andare nell'altra stanza, devo usare la porta. Non posso passare attraverso il muro, a meno che il muro non diventi trasparente e allora passo di là. Come si fa? Beh, il muro dice solido, ci vai a sbattere contro. Guardate che la materia non è come noi la vediamo. La materia è vuota. Tra un elettrone e il suo nucleo ci sono spazi totalmente vuoti. Pensate, se un elettrone è a Pisa, l'atomo di idrogeno, il nucleo dell'atomo di idrogeno potrebbe essere a Roma. Questa è la distanza, ammettendo che l'elettrone sia una palletta di un metro, grosso modo. Però noi vediamo la materia come se fosse piena, perché la frequenza vibratoria della materia è elevatissima. Questo che cosa vuol dire? Vuol dire che l'elettrone è praticamente dappertutto contemporaneamente, potremmo dire così in una approssimazione numerica. Se noi abbassiamo la frequenza di vibrazione, la materia si blocca e quindi diventa trasparente. Si può fare questo, si può fare in due modi sostanziali. Uno col freddo. Abbassa la temperatura a meno 273 gradi sotto zero e vedrai che qualcosa di simile accade. Solo che te non puoi passare attraverso una parete fredda, perché te ci passi nel mezzo, diventi freddo anche te e rimani bloccato per tutto il resto dell'universo. Quindi bisogna usare comunque una frequenza che potrebbe essere diversa. Una frequenza attualmente che può essere utilizzata è quella, guarda caso, sonora. Perché? Perché il suono è un'onda che assomiglia molto, anzi oserei dire è uguale, all'onda calorica. Il calore, tutte le particelle si muovono di moto browniano in tutte le direzioni e si scalda tutto perché c'è una dispersione di energia in tutte le direzioni. Ma se noi facciamo un'onda calorica polarizzata in un'unica direzione, per esempio io ho un cristallo, l'onda polarizzata in questa direzione mi fa vibrare i cristalli solo su questo piano. Quando la vibrazione diventa uguale alla lunghezza d'onda, che è la lunghezza tra un atomo e l'altro, il sistema va in risonanza. Questi pezzi si staccano, il cristallo non è più un cristallo, ma diventa liquido. In quell'istante cambia il suo indice di rifrazione e diventa trasparente. Può diventare trasparente.
È forse questo il sistema che è già stato pubblicato in letteratura, perché io non l'ho inventato, l'ho letto su un lavoro di fisica quantistica, è forse questo il sistema che utilizzavano gli antichi egizi per spostare le pietre che diventavano luminose e morbide, secondo le antiche cronache? Che bello quando finisce proprio il disco, questo è diventare invisibile e vediamo un po' di cose, poi dopo ciò mi è arrivato un messaggio adesso che è fantastico, allora, e vi faccio ascoltare, anche la tomba dei giganti, non capisco un cazzo, ma va bene così, mi piace lo stesso, perfetto, tu lasciati andare. E quello che io dici con Carmelo Bene, non ci ho capito niente nel tuo Giulietto Romeo, ma mi è piaciuto un sacco, è così che funziona, mi disse. Allora, da qualsiasi parte lo guardi, credo a quest'uomo. Io vorrei capire come fare a diventare invisibile quando esco a cenare e poi devo passare per la cassa. Ma molto semplice, se vuoi ti do, ci sono tanti trucchi per scappare, però non ti conviene, hai capito? Dovresti invece preoccuparti di altre cose, non di questa. Ogni tanto metto anche qualche commento del cazzo. Allora, tra Zacchini e Palò, vicino al chiesa Campese di San Giorgio, bravo, hai capito dov'è quel luogo di cui parlavo prima, dove ho scattato quella foto, eccetera. Però Malang aveva anche detto che le piramidi sono un lavoro alieno, certo, ma vatti a vedere l'intervista che ho fatto, capisci tante cose. Allora, mi è arrivato adesso un messaggio di Bobby Solo, dice: frate mio, songon alieno e forcelle all'angolo da galassia ducilento, u anima nuvaso da o frate toio bobbone o selvaggio, e poi mi ha mandato 5 brani musicali, te ne faccio che ha fatto adesso. Rischio grosso a fare una grande canzone per pazzesca, Era de Maggio. Era de Maggio e te cade a nanzina, a schioppi a schioccoli c'è rase rosse, fresca era l'aria e tutto lo giardino adorava de rose a cento passo. Era de maggio, io non me ne scordo, una canzone cantavamo a due voci. Più tempo passa e più me ne ricordo, fresca era l'aria la canzone dolce. E diceva, core, core, core mio, lontana vai, tu me lasci io con dolore, chissà quando tu rispondevi, torna a raggio, quando tornano le rose, si stuscione torna a maggio, pure a maggio i stonga ca. Si stuscione torna a maggio, pure a maggio i stonga ca. E so tornate mo come una volta, cantammo insieme la canzone antica, passa lo tempo e lo mondo sabota, ma amore vero no, non vota vica. De te bellezza mia, ma innamorai, si dà ricordo innanzi alla fontana, l'acqua là dentro non si secca mai, e ferita d'amore non si sana. E te dico, core, core,
cuore mio, torna Dio su, torna maggio e torna amore, fa da me quello che vuoi, torna maggio, torna amore, fa da me quello che vuoi, si sto cuore torna maggio, pure a maggio io sto a casa. Ecco, beh, ce ne sono delle altre, magari ne faccio ascoltare delle altre. Io non so se sia davvero un autore di crozza questo Ben Total. Sappi che in redazione ti vogliamo tutti un sacco di bene, per davvero. Un abbraccio, buon Halloween. Non credo sia un fake. Comunque a me diverte molto Crozza. Redman, gli extraterrestri della Tonini, conosco quelli di Bon Giovanni, non so niente. Una dolcezza di un uomo stupendo, Bob di Tra i Bionni, crooner, sì, ma adesso ascoltiamo un'altra canzone di Bob. Me ne mandate 5, Bobby. Bravo Bobby, evidentemente sono un extraterrestre. Bobby è fantastico. Aspetta che lo chiamo, aspetta, allora chiamiamo Bobby solo. Allora, sentiamo se mi risponde. Me la mandate adesso, probabilmente mi risponde. Bobby, talento indiscusso. No, non risponde. Dopo qua. Chiaramente, cosa succede? Allora, succede che io amo dare un'opportunità alle persone di parlare liberamente, no? Credo in migliaia di ore di diretta, perché dal 92 a venire ad oggi, tra i Roxy Bar, le 180 puntate erano 2 euro ognuna ogni anno di Help, le altre puntate Roxy Bar e tutti i premiati circolari del Bloroso, credo migliaia di ore, nei miei programmi non c'è mai stato un litigio. E ci sono state occasioni in cui sarebbero state anche succulenti i litigi che potevo fare. Nelle mie puntate Sgarbi, ad esempio, non ha mai attaccato nessuno, eccetera, no? Però le persone amano il confronto, ad esempio, e tutte le volte, ne metto uno, ma in tanti me lo chiedono, ad esempio Giuseppe dice, Red, secondo te sarà possibile prima o poi un confronto tra Carie e Malanga? So che stimi tutti e due, sarebbe un confronto su visione di E, che ne pensi? Giuseppe, tu ascolta e poi la verità è dentro di te. Non c'è bisogno, come uno dice... Marina Tonini dice che gli alieni ci verranno a ditare. Malanga dice che ci sono gli Asura e i Deva che ci vengono a succhiare l'anima. Perché non li metti a confronto? Confronto. Il confronto è una cosa che non serve. Cioè il confronto è come tu ti metti seduto e guardi un combattimento. Alla fine hai visto un combattimento. Cioè... Devi aprire la tua mente, devi aprire il tuo corpo, il cuore. Devi essere tu che decidi in quale delle opinioni degli altri ti puoi identificare, quali senti tue. Ok? Non serve niente. Voi siete abituati alla televisione, dove mettono uno contro l'altro. Ci sono oggi il mestiere della televisione, quello che io sto rifiutando di fare è l'opinionista. Bobby solo. Bobby! Bravo mio, è Bobbone che ti ha inviato un po' di roba napoletana. Sì, ma ho già messo in onda perché sei in diretta santo, adesso. Santo! Ma io adoro la canzone napoletana di Roberto Muro, no? E c'ho tutta la sua collezione... della BMG, c'ho 6 CD. Ok, grazie, ok. Da apprezzare, grazie. Sei in onda anche adesso, eh? E allora un abbraccio a tutti coloro che spero gli piace
chiaramente essendo nato e vissuto a Roma 59 anni non ho una pronuncia perfetta. No, no, ma aspetta Bobby, ma tu, io sto parlando di alieni e tu mi hai scritto una roba in napoletano e io dico sono un alieno. Sono un alieno, ti amo. È una battuta, no, no, è così per scherzare. Però Bobby, adesso io sto parlando, l'argomento di questa sera è l'invisibile si manifesta, cioè stiamo sempre più assistendo a manifestazioni di cose che non credevamo esistessero. Questo è possibilissimo perché non dobbiamo vantarci dei nostri sensi, perché un cane o un leone sente a un chilometro, noi sentiamo magari a 2 metri, noi vediamo diciamo abbastanza bene, ma un'aquila vede quasi a 4 chilometri, quindi vuol dire che i nostri sensi, poi sappiamo che il cervello per quasi metà ancora non è evoluto e potrebbe essere che questo vuole che se noi non ci distruggeremo con una guerra nucleare, potrebbe essere che 200-300 anni magari si amplieranno le nostre capacità. Del resto anche i lama tibetani guardavano, vedevano l'aura intorno al corpo, non l'aura efrica, vedevano l'aura, cioè L punto apostrofo, vedevano quella specie di luce intorno al corpo e vedevano le ruote di energia erano sopra la testa, al collo, al petto e le chiamavano chakra. Poi circa 50 anni fa gli endocrinologi hanno scoperto che quello che loro chiamavano chakra 3000 anni fa non erano altro che le ghiandole endocrine, come la ghiandola pineale che è al centro del cervello, come la tiroide che è sotto il collo, come il timo e l'ipofisi che sono nello sterno, come le due capsule surrenali che producono adrenalina nei reni e poi i genitali che producono la vita. Quindi ci sono delle persone, sicuramente non c'è nulla da spiegare, ci sono cose misteriose come la materia oscura che nessuno ancora ha capito di che cosa si tratta e secondo gli astrofisici le galassie, tutti questi miliardi che pesano trilioni di triliardi sono mantenuti e sono precipiterebbero e sono mantenuti da questa cosiddetta dark matter o materia oscura. Certo, sono assolutamente d'accordo che non vediamo tutto quello che c'è intorno a noi, questo è poco ma sicuro. Fra l'altro tu Bobby mi hai sempre parlato degli alieni, degli extraterrestri, sei fantastico in questo. Ma indubbiamente, io ho seguito sempre Carl Sagan quando parlava di queste cose, quando parlava del fatto che indubbiamente adesso non ho qui davanti i dati, ma solo nella nostra galassia credo che risultino una cosa come 1 milione di pianeti abitabili similari alla Terra, quindi poi si sa che gli aminoacidi che sono contenuti e le sostanze organiche nelle comete, l'acqua, lo dico io sono un po' un uomo che solo legge libri di astrofisica perché è il mio hobby, mi piace, e l'acqua che noi abbiamo sull'oceano, tutta questa enorme massa, grazie al cielo, guai se non ci fosse, proviene da milioni, centinaia di milioni, forse miliardi di anni fa, da comete che si sono abbattute sul nostro pianeta rilasciando, hanno mandato delle sonde, vedendo che queste comete sono avvolte da una specie di nevischio oscuro, nerastro, sporco, grigio, perché dentro ci sono aminoacidi e sostanze organiche, quindi è normale. No, noi comunque giriamo intorno alla galassia, giriamo in 64 milioni di anni, facciamo tutto il giro perché ruota la galassia e magari queste particelle organiche si sono anche sparse su altri pianeti, certamente. L'unica cosa che né io né gli astrofisici abbiamo ancora capito come si possa superare la velocità della luce, perché da quello che so, insomma, le stelle come Alfa Centauri e Sirio, che sono praticamente come la Terra e la Luna, ci non so quante decine di migliaia di anni alla velocità della luce per arrivarci. Ma anche queste sono noi non possiamo sapere, se non ci autodistruggeremo, non possiamo sapere quali evoluzioni tecnologiche avremo tra 500 anni. Per esempio nel 62
63, ho visto sul web, Star Trek parlava col telefonino, poi si vedeva l'immagine di chi parlava. Questo era il 62. E adesso quando io chiamo Tracy, il mio amore, o il mio bambino, o te, ti posso parlare direttamente vedendo l'immagine. Però nel 62 era inconcepibile. Quindi anche questo è un fatto. Senti Bobby, ma tu il colonnello Baird che è andato in Antartide lo conosci? No, io conosco il colonnello, cioè conosco il libro del colonnello Philip Corso che ha parlato di queste navi aliene, che queste navicelle spaziali che sono nell'area 51. Colonnello Philip Corso, questo io c'ho il suo libro. The Day After Roswell, giorno dopo Roswell, anche quello interessante. Se tu mi mandi i dati di questo colonnello dell'Antartide, sarò felicissimo di guardare. Ecco, sono tutti stupiti perché tu hanno detto che sai un sacco di cose, stai stupendo tutti. Io bacio tutti. Allora, io sono curioso, quindi non mi va di vivere senza sapere tante cose. Per esempio, una cosa più banale. Quando io ero a Milano circa 45 anni fa, di sera, una notte, dopo aver visto un film, sono passato davanti alle messaggerie musicali e ho visto un libro che si chiamava Franco Columbo, che è di origine sarda, che era un amico fino a quando è morto, l'amico del cuore di Arnold Schwarzenegger, The Complete Book of Bodybuilding. Allora, costava ben, tempo erano lire, costava 120.000 lire. Comunque l'ho comprato. La cosa che mi ha colpito è che uno pensa che bodybuilding sono solo delle persone un po' vanitose che vogliono avere i braccioni, il pettone grosso. Invece ho visto che la conoscenza delle varie parti del muscolo, citoplasma, mitocondri, fibre rosse, fibre bianche, e le fibre rosse sono quelle della resistenza, quando uno, per esempio il pollo, perché c'ha il petto grosso grosso e c'ha le cosce più dure e secche? Perché con quelle ammazza tutto il giorno per mangiare continuamente, quindi resistenza. Ogni tanto il volatile come il pollo fa un salto di 3 metri, cioè dei colpi veloci ma non continui, e si gonfia, una forma di ipertrofia. Cioè tutte queste cose mi hanno interessato, mi interessa la biologia. Mi interessano, che ho comprato in America, i libri di medicina degli indiani, Apache e Cheyenne, e mi interessa l'astrofisica. C'ho tanti libri, ma non è che me ne vanto. È che tra un concerto e l'altro, e tra una suonata in pentatonica di blues, oppure comprare qualche pedale overdrive, o qualche pedale di eco o di riverbero, mi piace leggere queste cose. E sono felice se la gente lo scopre, e sarebbe bello. Poi sono tante le cose, potremmo parlare una settimana, per esempio i 5 riti tibetani che attivano questi chakra, e lo consiglio a tutti, di quando se lo ricordano da questa sera, di guardare cosa può fare i 5 riti tibetani, che poi non sono affatto faticosi e durano 12-15 minuti. Come mi interessa una forma di yoga cinese, che è la parte più, diciamo, di salute del Tai Chi Guan, che è una forma di arte marziale, che si chiama Chi Kung, C-H-I-K-U-N come Napoli, G, che vuol dire manipolazione dell'energia. Questi esercizi, che apparentemente, vedendoli sul web, sembrano stretching, sembra uno che fa lo stretching dopo aver fatto. Invece, secondo loro, questa 2500 anni fa, loro dicevano, gli antichi cinesi, noi siamo, riceviamo una forma di energia dall'universo, perché dall'universo arrivano raggi gamma, arrivano neutrini, arrivano fotoni, protoni, elettroni, addirittura raggi cosmici, cosa che ho letto recentemente in un documentario, raggi cosmici che mentre noi stiamo parlando adesso con tutti gli ascoltatori, noi siamo completamente penetrati, perché i raggi cosmici attraversano anche la Terra in pochissimi secondi. Allora loro, i poveri cinesi che facevano questo Qigong, che era solamente per gli imperatori e i militari, non lo dicevano al popolo.
Dopo è stato scoperto circa 200-300 anni fa, loro dicevano che compiendo questi esercizi di stretching entrava questa energia dall'universo e anche dal magma della Terra, perché al centro della Terra c'è un magma bollente da dove c'è anche sostanze magnetiche come la calamita. Questo dicevano loro, sono cose che tu lo sai che io le pratico da 20 anni e mi fa piacere, per far star bene tutti coloro che mi vogliono bene, se qualcuno è interessato, di guardare sul web i 5 riti tibetani e il Qigong, Qigkung, che è una forma di esercizio molto blando ma molto potente. Senti Bobby, una cosa, visto che io parlo di cose invisibili stasera, ma tu credi ci siano cose invisibili, cioè ad esempio esseri accanto a noi che noi non vediamo? Ma assolutamente, assolutamente è possibile. Ti ripeto, noi non abbiamo dei sensi molto profondi. Tu sai che un leone di notte nella savana vede benissimo una iena o una giraffa e gli salta addosso. Noi abbiamo dei sensi che ci servono per le nostre necessità, però sicuramente può essere, assolutamente. E può essere addirittura, come ho letto in alcuni libri, che queste navi spaziali, sai, quei cerchi nel grano, tutti quei cerchi che sembra potrebbero essere il risultato di queste enormi navi spaziali, possono avere la capacità di diventare invisibili al nostro occhio. Ma del resto esistono gli aerei, quelli là, gli stealth, che sono invisibili al radar. Il radar è pure abbastanza potente, però tutto è possibile. Ripeto, il telefonino del 62 a Star Trek, loro comunicavano con un telefono piccolo in mano dove c'era l'immagine che parlava dell'altra persona. Certo. E nel 62 sicuramente non c'avevamo questa tecnologia. Senti, tu Bobby non puoi vedere perché stai parlando con me, però sei inondato di messaggi. Intanto molti sono stupiti, cioè dicono ma che sono stupiti dalla tua conoscenza. Addirittura Giussi scrive: secondo me è uno sciamano. E poi dopo Giuseppe dice: ma sicuri che sia Bobby solo? Cioè, Bobby, fai una cantatina al volo di due. No, la lacrima sul viso. È Bobby solo. Ho capito molte cose. Ascolta, Bobby. Bobby, poi ci vediamo grazie, presto. Io... Grazie a tutte le persone che apprezzano, ma non è che io me ne vanto, voglio fare il professore. Sono solamente curioso di sapere le cose che esistono e cercare di capirle. Tutto, e sono felice se la gente apprezza questa cosa. E allora, Bobby Solo per me è un alieno mandato qui per salvarci, addirittura. Bobby Solo è incredibile. No. Oddio, io sono di sangue RH negativo, no? Aia. E si dice, non lo dico io, sul web, che la maggior parte delle persone hanno un altro tipo di sangue, sembra, quello che dicono, che l'RH negativo sia stata una forma di ibridazione aliena che venivano, credo, dalla galassia di Orione. Ma questo lo dicono sui libri, io so che sono RH negativo e non so altro, insomma, se me l'hanno detto quelli che mi hanno fatto l'esame del sangue. Allora Bobby, adesso ho appena mandato Era De Maggio tua, ma hai mandato grazie. 5 brani, quale altro brano metto? Scegline uno tra gli altri 4 che mi hai mandato. Perché non so quali sono, te l'ho mandati. C'era Non è peccato, anche perché io sono un grande ammiratore di Peppino Di Capri. E ricordo una cosa meravigliosa, quando ero tredicenne, noi andavamo realmente a Fregene, vicino Roma, a vedere le coppie di 18 anni con delle bellissime ragazze con dei pantaloncini corti, queste belle gambe abbronzate con gli zoccoletti bianchi, ma noi poveri tredicenni stavamo là a guardare e non c'erano gli impianti di oggi. C'era un giradischi nella rotonda sul mare al Miraggio, lo stabilimento Miraggio di Fregene, e ricordo che c'era il 78 giri di Tu si na maladia, e mi faceva innamorare. Io sono andato anche a sentire tante volte Peppino Di Capri pagando il biglietto, perché non volevo approfittare, proprio perché mi piace il suo stile. E Non è peccato è una canzone che ho cantato e ti ho mandato. Non pensavo che eri in trasmissione.
sono felice, molto felice che si sentano queste canzoni. Ok, allora adesso io ti saluto e poi mando Non è peccato. Ciao Bobby. Grazie, a presto, un abbraccio a tutti i ragazzi che ci ascoltano e quelli della mia età. Bacione a tutti, grazie, grazie. Qual è la realtà? Qual è il vero Bobby Solo? Quello che vedete in Rai, che gli fanno fare quelle robe lì, o è questo il vero Bobby Solo? Allora, vediamo se becco Non è peccato. Sentiamo questa, cos'è? Perché me ne hanno mandati 5, sentiamo questa. Perché non parte? No. Non si sentono più. Aspetta. Si sentono nell'auricolare, ma non in viva voce. Devo cambiare. Vediamo se qui partendo da qua, poi dopo. Please give your position. Over. Non riesco a farvelo sentire. Perché la sento, ma qui. Ma non va più in viva voce. Ogni tanto WhatsApp, ragazzi, aspetta che provo a uscire da WhatsApp e rientro su WhatsApp. Non lo so perché. Vediamo un po'. Ora cantiamo Non è peccato, il mio idolo è Peppino Capra, lo Dio cantante. Si mi suona, in te suona che fai, non è peccato. E se in suona, non va se mi dai, non è peccato. Tu mi guardi con sto che passione, io ti guardo e mi trema le mani, e se questo per te non è bene, mi sai dicere o bene che te, se sta bocca desideri vaso, non è peccato. Ma vestimmo le vita stu suon che avrebbe ci da, e tu abbracciami, più forte stringimi, perché amore che sente per me, peccato non è. Se mi suona, ti suona che fai, non è peccato. E se in suona non va se mi dai, non è peccato. Tu mi guardi con sto che passione, io ti guardo e mi tremma le mani, ma si questo per te non è bene, mo sai dicere o bene che te, se sta bocca desiderai vaso, non è peccato. Ma vestimmo le vita sto suono che avrevo già da, e tu abbracciami, più forte stringimi, perché amore che sento per me, peccato non è. Thank you.
No, ma c'è Alan Satti, il figlio di Bobby, Alan. Ciao Alan. Alan è un grande, Alan. Alan si occupa di cani, fa pet therapy, è un grande Alan. Alan è il figlio di Bobby Solo. Bobby adesso è se stesso al 100%. Certo, mi ha mandato anche un altro pezzo, ma non possiamo farli ascoltare tutti. Questa è Strada Anfosa, il grande Modugno, me ne ha mandati tanti boss, un po' un pozzo di coscienza, è grandissimo, fantastico Bobby. Ciao Alain, vedete che Alain c'ha un animaletto lì, ti voglio bene, grazie Alain, anch'io ti voglio bene, e lo sai quanto da tempo, e non sto a raccontare tutta la storia. Wow, che chitarrista Bobby, è grande uomo, sì. E tutti voi state scrivendo quando è che viene Bob, torna Bobby Solo, quando riesco a rifare il Roxy, il premiato circolante del Barone Rosso. Quindi allora faccio ascoltare un altro pezzo, no, ragazzi, non fate ascoltare due, non possiamo ascoltare tutti. Mi fai una puntata sulle vite paralleli, io non sono un esperto, io faccio parlare gli altri. Sì, lo so che Sgarbi è diventato sottosegretario della cultura, l'ho chiamato prima ma non ha risposto, vediamo se risponde adesso Sgarbi, e se risponde gli faccio i complimenti, ma sarà da in diretta in qualche televisione, sempre in televisione Sgarbi. Sentiamo un po', Vittorio, se mi risponde. Allora, ma che bella la pet therapy, Alain è un grande in questa, è un grande in questo. Allora, grazie per queste perle, sì. Alain, di a babbo di scrivere in chat. Bobby, Tim, ciao. Messaggio gratuito. No, non ce l'ha, non è collegato. Vediamo un po'. Vediamo se mi risponde Morgan dopo, che Morgan ha provato, ha sostenuto la candidatura di Sgarbi. Grande diretta. Stasera è stata molto particolare. In Sardegna sono approdati gli Atlantei dopo il diluvio, quindi ce n'è parecchi anche in Corsica. Messaggio gratuito. Sì, lo so. In Sardegna dicono anche che Atlantide fosse in Sardegna. C'è chi sostiene che Atlantide era in Sardegna. Non è un caso che gli abitanti del Supramonte, Orgoso, quei posti lì, abbiano un DNA totalmente diverso da quello di tutto il mondo, sono particolari. Altra cosa, ci sono dei nuraghi che sono sepolti da tanto fango, perché in montagna, perché pare ci sia stata un'onda addirittura alta 500 metri se non un chilometro, uno tsunami, un meteorite che è caduto sulla terra, non si sa. Comunque il diluvio è in tutte le culture, in tutte le religioni si parla di questo diluvio, che in realtà è l'acqua che ha sommerso. Allora, sta facendo tutta la diretta qui? No, adesso passo dall'altra. I sardi sono autoctoni, esatto. Sgarbi mandò un messaggio, doveva andare a governare con lui. Allora vediamo un po' se Morgan mi risponde, ma Morgan anche lui beccarlo al telefono, poi dopo chiama, quando vede la chiamata. Ma beccarlo al telefono è sempre un po' strano. Allora, adesso altre forme di vita, esatto, è chiaro che esistono altre forme di vita, quindi, grazie per l'assist, perché... Marco! Marco! Dopo il segnale acustico, registra il tuo messaggio. Ma no, ma Marco, ma cos'è sta roba qui? Cioè, credevo fossi tu invece delle note. Ciao Marco, sono Red Ronny. Ciao, ci sentiamo poi. Allora, oh ragazzi, allora, dal polo sono andati per tutto. Sì, vabbè, però nel polo sud non si può andare, in Antartide non si può andare. Allora, come mai non si può andare in Antartide? Il colonnello Baird ha detto che c'è stato e ha visto delle cose bellissime, ha visto delle serre, ha visto che oltre l'Antartide c'è un mondo. Allora, a questo punto la domanda sorge spontanea: ma la Terra è rotonda
o è piatta? Non lo so, io non lo so. Però entrambe le teorie, cioè sia quella che dice che è rotonda e che ce la fanno vedere col fisheye che è rotonda, sia quelle che dicono che è piatta, entrambi hanno le loro ragioni. Ad esempio, oltre l'Antartide, perché non si può andare oltre l'Antartide? Sono andato a vedere l'altra sera uno spettacolo di Tosatto, Andrea Tosatto, dove raccontava queste cose molto molto interessanti. Bravo Andrea Tosatto, andatelo a vedere se lo beccate da qualche parte. Allora, ops, ecco, così tutti state scrivendo ops perché ecco, così e ops, e così ci potete tagliare e fate quello che volete. Siamo arrivati al momento in cui io saluto, anzi devo andare, devo entrare dentro, eccolo qua, e devo, è arrivato il punto in cui noi rimaniamo solo con quelli che sono abbonati a Redrone TV. Cosa facciamo? Non si sa, però di sicuro sarà bello. Quindi saluto tutti quelli che sono su Twitter, ciao ragazzi, saluto quelli che ci stanno seguendo da Twitch, andiamo su Redrone TV, difatti ci vediamo di là, la diretta continua su redroni.tv, come scrivono giustamente. Quindi saluto Twitch. Saluto, mamma mia, ma quanti siamo stasera? Saluto quelli di Facebook e soprattutto YouTube adesso, perché YouTube ce n'è un casino. Allora, la diretta prosegue solo per gli abbonati, ragazzi, ok? Grande questa prima parte, è stata questa prima parte fantastica. Buonanotte disobbedienti, giusto, ma buonanotte. Vedete, dall'altra, abbonatevi a Redrone TV, 9,70 euro credo costi al mese, e poi dov'è? Fate un esperimento, che puntatona stasera. Lo so, stasera abbiamo imparato tante cose. Quindi ciao a Facebook. Stacco anche YouTube, ragazzi, abbonatevi.